Ciao, bentornati per questo nuovo appuntamento con Super Robot Wars numero 4. Oggi facciamo la quindicesima missione, diciamo che ci troviamo per la quindicesima volta. Abbiamo Massimo già qua. Ciao Massimo. Ciao. E vediamo se ci raggiunge anche Daniele, se no, come dicevamo prima di partire, gli si ruba tutti i soldi. Ce li dividiamo in due. Mi sembra giusto. Niente, Daniele, quindi vediamo, ha detto l'altra settimana, quando l'ultima volta ci siamo sentiti, che ci dovrebbe essere. Fabio invece mi ha detto che è stato un po' trattenuto, non so se ce la fa, tanto come ormai siamo abituati. Fabio, Ah, se arriva, ok. arriva tardi, se arriva. Ha detto forse tra un'oretta, ma conoscendo i suoi tempi mi sa che l'oretta diventano 3 ore. Ok, allora vediamo un po' se trovo questa traduzione. E cosa faccio? Apriamo anche la chat qui, oltre a tutto, che devo tirar fuori. La metto fuori dopo. Per ora faccio vedere dove eravamo rimasti. Ok, questa ruba punti esperienza. Cattivo, Che cattiva era. cattivo, non, poi non si capisce bene. Il nome è Gillian. Sai se è un nome maschile o femminile? C'hai i capelli che sembrano femminile. Proprio sono un ragazzo, non so, non ho mai cercato. Devo guardare se è un Gillian il Paura, nome. cosa, io non vedo lo Ah, schermo. bravo, bravo. Ormai siamo. Meno male che non lo dici sempre. Allora, condivide il computer con il suono. E niente, se c'è qualcuno chiaramente qua che ci ascolta, è benvenuto di partecipare alla chat. Se chiaramente sono discorsi inerenti a quello che stiamo facendo, no? Non fate discorsi che non c'entrano niente, perché meno male non è una chat pubblica, è pubblica ma insomma riservata al gioco. E niente, adesso partiamo con la traduzione se trovo il punto. Metti la chat. La chat la metto, però adesso la chat la faccio dopo questa traduzione qui. D'accordo. Va bene. Per ora è vuota. Si dovremmo essere. Ok, questo è blocken. E adesso mi preparo la foglio con la traduzione. Ok, poi Daniele gli fa il riassunto te, Allora devo stare eh. attentissimo. Che se mi finisco la voce tutte le volte. Ok. Blocken qua fa. Che cosa avete fatto? Il piano è fallito! Ritiriamoci! E lui si ritira. E come sempre non ci fa fare i grandi punti. Questi erano Questa tanti punti. scappa che anche lui, Bisogna ecco. ricordare di farli fuori prima queste volte. Ok, questo è Gillian. In qualche modo l'abbiamo rimandato indietro. Adesso anche io mi ritiro. Non sappiamo cosa ci sono dentro mentre si giocava, però diciamo No. che si saranno dati un po'. Grazie di essere venuto ad aiutare, quella roba del genere. Quella non lo faccio la traduzione tutta a ritroso così perché è troppo. Koji Ciao, fa. ragazzi. Oh, ciao Daniele, Ciao benvenuto. Daniele. Avevi paura che ti rubavamo i soldi, per questo sei venuto. Io volevo prendere i tuoi soldi. Come? Sto scherzando. Ok, niente, prendete. Dimmi. Sì, No, dicevo, sta a posto? tutto a posto, tutto a Sì, posto. grazie. Abbiamo fatto solo 2 righe di traduzione, quindi ora te la rimando indietro. Così Ah, l'aria. vai tranquillo perché poi a una certa ora io devo andare via. Ah, vabbè, tanto ho finito. Ok, allora faccio cominciare subito. Allora, Broken diceva qua. Che cosa avete fatto? Il piano è fallito, ritiriamoci. Poi c'è Gillian, che è quella persona che è venuta a rubare i punti esperienza. E che se adesso arriva, dice: in qualche modo l'abbiamo rimandato indietro. Adesso anche io mi ritiro. Aspetta, ci hai salvato, ti devo ringraziare. Ah, sei qui, Gillian, mille grazie. Questa è mia, Anina.
Mille grazie, poteva risparmiare. Esatto. Sì, Vabbè, perché adesso lo capite perché mille grazie. Questo è Astonagi, il nome di questo qui. Siamo un salvo grazie a te. Grazie. Vabbè, ringrazierò anche te. Sono lieto di sapere che siete in salvo. Astonagi e Nina, che cosa fate qui? Avevo in mente di incontrarmi con il Londo Bell, ma siamo stati attaccati da nemici e siamo stati salvati da Gillian e siamo stati scortati fin qua. Statevi qui. Il nostro quartier generale Wego è sul side one di Londanion, che non so che cosa voglia dire, ma vabbè. Se siete interessati, venite a trovarmi. Penso che potrei aiutarvi. Ok. Vediamo se va. A proposito, vi consiglio di stare attenti al tenente generale Coven. Alcune persone dei Titans lo trattano come se fosse il loro nemico. E il generale Coven, tenente generale Coven è diciamo, il capo quello lì del Londo Bell che si vede ogni tanto con il cappellino da comandante, se ve lo ricordate, quello Sì. vecchio. E, ok, spero di vedervi ancora. Questo dialogo così e se ne va. Oi, aspetta un attimo, che cosa intendi? Se n'è andato, grande boss. Sembra che sia una persona credibile, ma mi domando se sia vero che il tenente generale è preso di mira. Ok, allora anche noi ce ne andiamo a casa. Ancora, sono sicuro che qualcuno sta seguendo l'agente di Duaga, non è così? Li abbiamo incontrati l'altro giorno. Davvero? Dove? Dove? Forse era intorno a Kobe, ma è un bel po' di tempo fa, non ricordo. Capisco, dobbiamo ricercare con calma. Giusto, alla prossima. E finisce così. Ma quelli lì nuovi si sono presentati? Quelli nuovi del Goshogun? Ma forse si saranno presentati quando sono arrivati durante il coso. Che già comunque loro nella storia si conoscevano già, quindi non è che si sono Già. presentati. Che già nella versione vecchia del gioco Durante sicuramente Super erano. Robot Wars. Bravo. E ok, qui abbiamo Bright, il solito eroe, mi metto i piedi in capo tutti. Mi spiace, siamo arrivati in ritardo. Abbiamo avuto qualche problema con il motore. Sembra che abbiate avuto grandi problemi. Lo chieda a Sayaka. No. Per un attimo ho temuto di come potesse finire. Sayaka ha fatto tutto tranquillamente a forza di sparare pompe. Sì, è vero. A proposito, Maria, come sta Actarus? Vabbè, lui dice Daisuke, però in italiano Actarus. Sì, però la pronuncia è Daisuke, mi diceva mia moglie. Non riesco a mettermi in contatto con lui. Ah, mio fratello sta combattendo con Neo DC nello spazio, separatamente dall'armata della Federazione. Non me lo ricordavo che era la sua sorella. Vabbè, io non ho mai. Vabbè, non lo dico, sennò la gente non mi si fida. Non ho mai patito più di tanto il Godric. Sì, però mi ricordo, io me lo ricordavo. Forse avendo i modellini ormai mi sono fatto la cultura indirettamente. Ok. Dove siamo rimasti? Ho perso il filo che guarda la traduzione, ma non guarda qua. Ha detto che il suo fratello è a combattere nello spazio. È partito? Ah, qui mi sa che si parlava un po' troppo, ragazzi. Devo andare un po' avanti. Ah, perché mi dicevi, ma si dice Maria in giapponese, ora me lo ricordo. A proposito, quella che persona chiamata Gillian, pensi che sia credibile? No, questo è dopo, scusa. Già era andata avanti. È lei che dice, a proposito, Emma, a proposito, quella persona chiamata Gillian, pensi che sia credibile?
E Sayaki risponde: Non sembrerebbe una cattiva persona. Anche noi siamo stati salvati da lui. Che succede, Amuro? Superman numero uno. Magico Lipton. Pensavo di aver sentito menzionare il nome Gillian prima, ma credo sia stata la mia immaginazione. Ok, Rio fa. Ah, ma non gli lascio passare il fatto che ha detto che il luogotenente generale Coven è sotto tiro. Sì, farò rapporto. Farò anche delle ricerche su Uego, che è quella base che diceva quello con capelli viola. Venite a trovarmi. Così avete visto anche Goshogun, giusto? Lui è l'appassionato chiaramente dei robot di quegli altri, anche se pilota il Gundam. Sì. Si è capito che cagata di robot che facciamo. è il GP01. Ora è GP03. Adesso è il GP03. Sì, come sempre se n'è andato. Vabbè, a questo momento no ancora perché qui siamo indietro con la storia. No, no, che ora non abbiamo finito la missione. Sì, se n'è, come sempre se n'è andato. È vero, sono persone sempre impegnate. Dice Sayaka. Ok, Astonagi. Questo nome proprio mi piace. Ci sono altre nuove macchine. Ah, giusto. La manutenzione è davvero dura. Astonagi, sei arrivato ed è davvero un grande aiuto. E a me non mi consideri? Sì, faccio affidamento anche su di te. Ma Nina è venuta qui e la persona più felice è Kou, che è quello lì che è appassionato dei robot degli altri. Ah, dimmi. No, No, scusa, ti ho no, interrotto, vai, vai. niente. No, mi fa sorridere. È lo stesso pensiero che ho detto te, che eri tipo, ma che computer, che robot stupidi hai tu per la passione felicità. Vabbè, niente, vai avanti. Lei risponde, dopo che lei dice, ah, ma qualcuno Co è felice di vederti, praticamente. E questa Nina dice: Ah, è vero, e dov'è Co? E qui è Co che sta parlando con. Oi, Astonagi, questo è Styman, non è formidabile? Che sta parlando del GP03. Ah, non c'è il braccio Okis, non so che cosa vuoi, non capivo la traduzione. Non, tipo, se gli manca un braccio, forse. Ma abbastanza utile in quel modo. Forse gli hanno. So, c'è un cannone, forse il braccio. Ah, un cannone apposta il braccio, non lo so. Vedremo. È abbastanza, le sue prestazioni sono molto buone. E Nina dice: Ah, è davvero felice che io sia qui? Perché Gratia di te, lui è felice di vederti. Non se la fila, pensa al robot, chiaramente. Eh sì. Non vale la pena considerare quel ragazzo. Gli risponde lei. E niente, qui finiva le prestazioni del grande cuoco GP01. Le sue ammirazioni del GP03. E adesso facciamo una nuova partita. Tanto abbiamo fatto tutte le cose l'altra volta, si può partire direttamente. Così Daniele magari riesce a stare fino alla fine. Questa si chiama Oriana. Questi sono i cattivi di un nuovo robot massimo del Combattre V. Combattre il V, No, sarà. Ok. come si chiama? Combattre V. Che da noi è stato un po' più famoso un altro simile che è il Vultus 5. Non so se l'hai sentito. No, questo mai, Aspetta, quello mai. che devo tirare fuori la chat, però, no? Me lo stavo dimenticando. Ah, sì, la chat. La chat. E vediamo chi ci è. Per ora nessuno. Sorprese per dopo. Niente, quindi questo è stato un po'. Sono il solito autore. Solite serie più o meno collegate. E niente, quindi questo non c'è qui, quello che si vede, che si è visto da noi, ma anche questo l'hanno fatto da noi un po', come sembra. Combattere? Su qualche Sì, quello l'hanno canale, fatto. sì. Però è Io lo andato. guardavo su Italia 7, su Sky. Ok. Sì. Io non l'ho visto il combattere invece. Ok, quindi Oriana qui dice: Alza la testa, Garuda. Aspetta, devo mettere questo qua. Mi spiace. Ancora una volta ho causato dei problemi.
Questa volta posso fare di meglio, ma è davvero deplorevole. Non ti preoccupare, alza la testa. Sì. Non ti incolpare, Imbaro. Sì, tu convinto adesso. Sei stanco? Torna nella tua stanza e riposati. Ma, madre! È un ordine di tua madre. Hai un corpo organico. Non sei una macchina come me. Devi riposare. Madre, Brava. molte grazie. È sua madre. È sua madre, insomma, tipo, messa, fatti tipo un robot, Perché dice. lui ha sempre il corpo organico? Non lo sappiamo. Perché dovevi guardarti la Maledetti serie. corpi organici. Perché, come sempre, io ho messo il link nella descrizione del video e poi ti guardi la serie di Combattere V, capito? Te lo compri col DVD e so che lo No, farai. volevo un Blu-ray, un 4K. Ok, qui abbiamo sempre la madre. Fa corpo naturale. Stupido Garuda. Meno male che è sua Questo ma. io l'ho detto anch'io prima. Meno male che è su ma. I corpi cyborg non arriveranno mai troppo presto. Ah, madre rigorosa ma gentile. Mia, mia. Mia è una ragazza. Magma Beast Demon è stato completato? Questa è mia. Sì, signor Garuda. Bene, andrò a dormire per un po'. Se succede qualcosa, svegliami. Certamente. Buonanotte, madre. Devi essere davvero stanco, caro Garuda. Sei diverso da me con un corpo cyborg. Fate buon riposo. Garuda è andata a dormire? Sì, signora Oriana. Allora va bene. Quando Garuda si sveglia, digli che è stato licenziato. Ma, signora Oriana, che cosa significa? Garuda è troppo gentile per essere comandante. Il Combattler ed anche il Londo Bell sono tornati potenti adesso. Non posso lasciare il comando a Garuda. E lei pensa, quando è tra parentesi, pensa. Ah, se una cosa del genere accade, con l'alto orgoglio che ha Garuda, non riuscirà a sopravvivere. E gli dice: signora Oriana, ho un favore da chiedere. Lasciatemi comandare il Magma Beast Demon. Sconfiggerò definitivamente il Londo Bell ed il Combattre. Invece, se sconfiggo il Combattre, e insomma, Oriana gli risponde: stai chiedendo di cancellare il licenziamento di Garuda, giusto? Ok, lascio fare a te. Grazie mille, signora Oriana. Magma Beast Demon pronto per l'attacco. Devo fare in fretta, prima che Garuda si svegli. Non sono riusciti finora e te in poche ore vuoi fare tutto. Va bene, vediamo. Finora erano Questo toccate. Questo è il professor Yotsuya. Rallegratevi tutti, finalmente possiamo unirci a Londo Bell. Youma. Davvero, zio? Questo è Giuso. Allora non dobbiamo ascoltare più quei disgustosi Titans, giusto? I Titans sono quelli che venivano a rubarci punti esperienza, se vi ricordate, ah all'inizio. no, i Teen Titans della DC Comics. No, quell'altri. No. Que quelli Dici, non no. rubano i punti esperienza, questi qui sì, Non invece. so perché. Ok. Chizuru, grande notizia. Ma una cosa, questo era un soundbot. No, questi è Combattere, quel robot nuovo che dicevo. Ah, va bene. Questi sono 5, non sono 3. Che dice, vabbè, mettiamoci più persone al cuore. Ok. Il Londo Bell dovrebbe arrivare presto qui. Questo è il robot che. Magma Beast Demon in arrivo. Ah ah! Stanno arrivando! Sarà una celebrazione per il ritorno al Londo Bell. Lo sconfiggeremo spettacolarmente. Questa è stata corta, via. Ok, Mia qui dice: signor Garuda, è tempo di dire addio. Per
Perché c'è un solo Magma Beast Demon? Fate attenzione, potrebbe essere una trappola. Ah, dovrebbe essere tutto a posto. Ragazzi, lo finiamo con un colpo solo. Combiniamoci! Combiniamoci! Dani, dovresti cantare la canzone, però, te che la sai. Io mi astengo dal cantare adesso Perché perché te non la sai la non canzone. me la ricordo neanche più. Vi, combatte, vi. Ok. Ma è come uno zambot. Simile, simile. Sono Simile. 5 che si agganciano e fanno robot. Il Virtus 5 poi è praticamente identico. Esatto, cambia un po' il design praticamente. Cambiano le armi però, Sì. non è Ok, che. ragazzi, questa è la situazione. Questa è la mappa. Ci siamo solo noi con questo robot qui. C'è solo un nemico. C'è la base. Qualche palazzo sulla destra. Che sicuramente ci sarà qualche tesoro, mi immagino, perché c'è palazzo. Guarda, se uno dei cinque c'ha cerca tesori, sono tutti e cinque Bravo. inutili. Tu li vuoi già far lavorare subito. Vediamo. Vediamo prima se c'è qualcosa di ovvio, magari, perché non so se poi basta, ammesso che. Vabbè, intanto guardiamo se c'ha i poteri. Siccome nella spiaggetta alla sua sinistra. Questa qui, ah, ok. Ora vediamo. Qui c'ha flash, fervore, ma torna al massimo con i punti ferita, aumenta il morale di 15. Il morale serve poi per fare l'arma grossa, il colpo finale, diciamo. Questo il secondo ha flash, preciso, 30% di schivata e di mira, è sicuro che colpisce automaticamente. Di solito l'ultimo ce l'ha, questi poteri qui. Questo recupera un terzo di vita, Giustiamo quello fervore. dei piedi, gli danno poteri più inutili. Esatto, non sa che fa, vabbè, dice, mettiti a cercare tesori. Cosa si diceva? Ah, fervore. Torna piano, qui già ce l'ha due, torna piano, aumenta il morale di 15, vedete, un clone del primo questo. Questo c'ha flash, un terzo della vita, ha un altro, e dà a tutti gli alleati, fa recuperare metà della vita, però non c'ha Oh, punti, quella quindi. bomba. Sì. Questo già ce l'ha qualcuno, Sayaka no? Ce l'ha, sembra. Sì, tutti gli alleati metà della vita. Sì. No, aspetta, c'è la Ce l'ha metà metà della nessuno. No, ce l'ha vita. Forse qualcuno. Sayaka no, solo forse. boss, forse. No, non ce l'ha boss. Sayaka ce l'ha. Fa recuperare tutta la vita, mi pare. Che Sì, costa a 100. tutti. A tutti. No, dopo quando arriva Sayaka si guarda, non mi sembra. Te vuoi guardare le tette a Sayaka? Quello Quello è che sicuro. guardare. Ok, più 5 velocità. Te caselle, diciamo. Questo c'ha identifica il nemico e. Cerca tesori. 5 Visto? cerca tesori. Io me lo terrei. Aspetterei a usarlo in caso se ne trova qualcuno. No? Che dite? Ma sì, e cosa si gira a caso? No, vabbè, ma arriveranno i rinforzi, arriveranno altri nemici. Non sarà mia uno contro Prova uno. Sei a sicuro? zoomare la mappa, scusa. Cioè, c'è una mappa enorme così che ti fa uno contro uno. Che senso ha? Certo. Oh, guarda, forse nella spiaggia, ho già cambiato idea, nella spiaggia in alto, è quella tra l'acqua e la montagna, Qua. quella più vicina all'acqua. Scusa, è quella in basso a sto punto. Lì alla spiaggia nudisti, vedi che sono di bicicletta. Ah, Sì, se capito. qualcuno sarà Ma inciampato questa qua, giù. dove c'è il mouse No, adesso? Questa qua? Ok. quella sì. Secondo me è lì. Ok, teniamolo in mente perché lì non ci si va adesso, perché vediamo quanto si muove questo qui e quanto ci si muove noi. Allora, Ma quel scusa, quello lì che ha altri poteri utili. Sì, identifica il nemico. E, mu Allora e muove forse più c'ha tesori, 5. ma non si sa dov'è, no? È inutile mantenere un. Tanto se poteri livello lì non ce n'ha.
Sì, ma se c'è a volte 6-7 tesori, lo possiamo fare solo 5 volte, capito? Ma non arriva anche quell'altro. Non so chi arriva che là. Signore. Chi Hai detto è finora che arriva anche l'altra gente? che? Ah no, di solito Vabbè. arriva. No, dico nemici, dico arrivano dei arti, sicuramente. Ah. Allora vai su questo palazzetto qui solo, ci arrivi? Alla strada, è un po' sospetto, un palazzo da solo. Poi c'è anche l'Arbenina, guarda. Oltretutto, quando c'è l'Arbenina a soli. Qua. Sopra, no, sul palazzo, vai. Sì, sul brazzo. E ci si va a piedi, magari? Ci si fa? No. Volando. Poi ricordiamoci che c'è la base per curarsi, eh. Sì. Sa da usare flash qualcosa o... No, io No, non credo di sì. essere un po' più temerario. Siamo temerari. Ok, passa il turno. Non è vostro robot, niente. Infatti il boss robot non avrebbe problemi, perché adesso il boss robot dovrebbe in teoria volare. Quindi, ok, tesoro non c'era sul palazzo, giusto per... E lui è qua. Quindi adesso questa è la sua area di camminata. Diciamo, volata. Boia. Ora. Quindi. Queste sono le armi. Allora, guardiamo. Corpo a corpo, corpo a corpo, corpo a corpo, corpo a corpo, corpo a corpo. Allora, Perché quattro non so colpi. usarle? Perché sono corpo a Ah, ecco, corpo. scusa, scusa. Allora, questi quattro colpi. Questo ne è infiniti. 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 Ah, no, questa è energia. 10. E infiniti. Vedete, cambia la precisione qui. Più è alto il danno, meno preciso, in teoria. In pratica. Questo c'ha due colpi che, di quelli che si muove e spara, però fino a due caselle, quindi non si può usare. Qua abbiamo un colpo a colpo, quattro colpi. Questo qui lo possiamo fare sempre, energia costa 30 a distanza. Questo è un colpo solo. Questo mi pare sia un missile, roba del genere, se ricordo bene. E questi sono gli yo-yo. C'è scritto qua, yo-yo. Yo-yo. E ce ovviamente avendo due yo-yo, però le puoi usare due volte sole, come quando spari i pugni, no? Le cose lì, non è che. Esatto. Non è È che. perché si rompono, cioè Esatto. giustamente quando lo usi si rompe. Gli si rovina le punte, capito? Anche. E questa è l'arma, quella grande che ci vuole però il morale a 120 e pumpa 120, 110 di energia, quindi si fa due volte se non ci si muove. Che è? Quindi volete sparargli a distanza o. Ah, vi rifaccio rivedere. Se ci si va vicino, Io si fa lo yo-yo con due colpi. O se no, gli si spara a distanza e si può rimanere su, atterrà sul palazzo. opterei sempre per un cercatesori. Te, Massimo, che Vorrei dici? essere in sistema. Ma non ci sono ancora le statistiche del nemico, nel senso No, abbiamo le. bisogna attaccarlo per o usare sprecare diciamo, i punti dei cercatesori per identificarlo. No, io non li Che sprecherei. Poi se infatti. non si trova tesori, ve lo dico. Io guarda, non, ero prima dell'idea di fare flash, però vabbè, mi sembra. Se vogliamo essere proprio avari, facciamo cerca tesoro. No, no, Bravo! flash lo puoi fare perché ce l'ha uno qua, due, ce n'hanno due flash che non sono Flash non si collegati può ai fare. punti. Tre, c'hanno tre flash, specialmente questo qui che c'ha il cura tutti, non c'è abbastanza punti, può solo fare cura un altro e flash. Questi due, per di sicuro due flash gli possiamo far fa perché anche se vogliamo tenerci il cura un alleato, avanzano 20 punti perché 3, 50 meno 30 c'è sempre due flash d'avanzo. Fai un, cioè io direi fai un flash, poi cerchiamo un tesoro, come dice Daniele, poi attacchiamo. Ok, allora, magari prima di far flash, guardo le statistiche. Vai, vai. Allora, magari dici. Ah, ma aspetta, sprechi, No, guardi statistiche e sprechi no, punti. no, no. Se non attacco, non faccio niente. No, no, dico quando, per esempio, se gli si spara con questo missile, si guarda le percentuali, capito? Volevo dire, scusa. Cioè, Ah, ok. lui ci colpisce al 100%. Ma è ovvio, sei un super robot, ti colpiscono quasi sempre 100%, sembra un Gundam. Però è noi al 91 con questo missilotto. Sì, ma ascolta, facciamo le cose serie. Ah, Andiamo cerca avanti tesoro. nell'economia, cerca tesori. Vai, cerchiamo tesoro.
Cerchioni ti sono mica. Oh, sei sulla spiaggetta mi arrabbio perché Guarda, ho da aperto la spiaggia nudisti come avevi detto. Proprio lì dove hai lasciato i vestiti prima di andare sulla spiaggia. Uno si è spogliato, ha lasciato vestiti lì, gli è cascato qualche euro. Lì vedi, lo metto qui nell'alberino, tanto chi ci va a questo alberino da solo prende, a cercare il portafoglio. Ok, questo ricordiamocelo. E quindi adesso vuoi fare Adesso flash? fai ora flash, flash. avanza e attacca. Anzi, fai una cosa. Ok, flash, poi lo attacchi con 1500, che poi è l'unico che. No, ah, posso comunque andare in terra però, perché almeno c'è gli alberini che danno un minimo di protezione, ci arrivo tanto. Lo yo-yo ci arriva. Quello da 1780, adesso. Lo yo-yo. Fai più Vai. 30, prova a vedere le statistiche, vai. Ricordo che lo potete fare solo 2 volte perché si rovinano i dentini dello yo-yo, Esatto. eh. Vi va bene Vai, così? lo distruggo. Sì, un colpo. Yo-yo scadenti, Vuoi vai. fare fervore? No, ma lo sprechiamo No. così ora. Ok. Vai. Ah! Se è il primo è una caghetta. No. Eppure questa qui, con gli occhi gialli, dai. Sta dicendo qualcosa. Mezzo corpo bionico, mezzo no. Non posso perdere per il signor Garuda, anche a costo di morire insieme. Lei che si vuole tipo fare attacco suicida, diciamo. Muori, combattere V. Dannazione, che cosa fa questo? Ci viene addosso senza proteggersi? Meglio. Shodo yo-yo! Ma questo no yo-yo davvero. E tu Sì. te non ci credi, pensi che ti si prende per il culo. Dicevo, sarà un attacco con la lancia ancora. No, niente lancio, sono yo-yo adesso. Ok, yo-yo, benissimo. 114 punti esperienza, ne serve ancora 386 e dobbiamo passare perché tanto questo è. Allora, lo scopo della missione è distruggere tutti i nemici. Ok. Ce n'è uno. Qui Ogni io dice fa... scusami, direi fai muro, però sentiamo le sì. mie. No, hai ragione, anch'io avrei detto fai muro. Allora, muriamoci in casa. Cioè, anche stando nell'albero è sempre al 100%. Infatti bisogna poi spostarsi ora, andare sulla base. Meno male che un muro non è stata troppo tragica. Vola e vai verso la base, la meglio sta lì sopra, almeno ci Sì. possiamo curare. Eccoci! No, devo fare qualcos'altro, flash o no? Che se faccio flash e luce attacca, in teoria gli si può Vai, fai rispondere. flash, sì, bravo. Se ci attacca almeno lo Ah no, riattacchiamo. questo è quello sbagliato. Questo qui era. No. Dov'è? Questo qua. Sì. Flash-o! Flashata! Poi ho finito la traduzione, non l'ho più fatta dopo questo, quindi se parlano non lo so. Yo-yo? Ma sì. Ma Sì, sì. vai, Sì. distruggiamo anche l'altro yo-yo, non ci si pensa più. Fine della fiera. Sono degli yo-yo belli ma scadenti a questo. Sì. Sono rari, capito? Non è che mica tutti i giorni uno trova lo yo-yo così. È metà vita quasi, dai. Sì, però abbiamo finito lo yo-yo, eh. Adesso ci Vabbè. sono armi più scadenti. E prima che mi muovo devo usare i poteri, se volete usare altri flash. Che ce l'ha Ma la questo. base che statistiche dà? È sempre il 20%. Potremmo restare senza poteri e vedere quanto si regge. Comunque siamo abbastanza pieni. Cioè, Vai, vai prendete. sulla base. Io aspetto e non lo userei flash. Tanto un altro colpo si può reggere. Poi se si va sulla base ci si ricura. Il 20% sono 920 punti vita ogni turno, quindi per ora non dovrebbe essere troppo male. Allora scendo. E ci si arriva giusto nell'angolino, che se vado qua poi lui viene sopra la base, quindi. Ok.
Meglio stare sull'angolino. Dov'è il canarino quando bisogna cercare tesori? Recuperare tesori. Aspettare. Che è? Qui adesso siamo scesi su. Questa è un'arma a distanza, la volete usare oppure potete fare quella corpo a No, corpo? facciamo i pugni perché poi le sprechiamo a distanza e sono già pochissimi. Ah, questo Sì, però, infatti. guarda. Questa è a distanza, ma energia e costa 30, quindi. Ma non si può poi fare la mossa finale. Mossa finale è 110 costa di energia. Ma io fai quella da 100, 1170. Quindi abbiamo Sì, 4 colpi forse. soli. Questa è. Sì, sennò si va a Sì, ma sushi. tanto poi arriva boss e ci carica. Ah, giusto. Boss deve far fuori tutti quelli. Ma Tutti. se poi boss inciampa, succede Se qualcosa. inciampa lo distruggi, fa un critico, lo ammazza. Allora, questa qua, giusto? Sì, dai. Adesso vedete che se boss è, se l'oggetto è giusto come mi immagino, mi ricordavo io, che vola, diventa il supereroe numero uno, boss. Cacchio, Dio. Frantumato. Millino, gli hai sparato un pugno. Pugno! 114, oh, ma ancora non si è passato. Quasi pieni. 158, ci vuole altri due attacchi per passare di livello. Quindi, qui il morale ci vuole sempre un. È davvero potente. Io farei un flash. Flash? Di che dici, Dani? Vai. Allora, flash Flash. abbiamo con questo qui. Oppure con questo qua. Questo è l'unico che ci ha preciso. Quanto gli rimane al cercatesoro No, di... cerca tesoro ce l'ha sempre 4 ricerche c'ha ancora. Ok. Allora, questo qui è quello che ho usato finora per usare per flash. C'ha cura un alleato per un terzo della vita. Volete usare il flash di questo qui o il flash di altri che hanno fervore, torniamo pieni o okay. Questo è pieno, fa 30-40 cos'è? Che? Questo è fervore, torna pieno di vita e aumenta il morale di 15 che gli si può fare. Se si usa adesso, per esempio, si può fare la mossa finale direttamente. Poi abbiamo questo qui. Che fa preciso e sicuro. I colpi di sicuro. Che se c'è qualcuno. Se c'è dei Gundam. Però io penso che se sono nemici capaci saranno delle sempre super robot. Quindi forse non ci serve. No, sicuramente. Quindi in teoria si potrebbe sprecare questo qui. Perché non stiamo combattendo contro Gundam. In teoria. E. Questo è Quanto preciso. c'ha il nemico? Sì, preciso c'è anche. E il nemico c'ha 4.500 a metà. Qua Secondo me non lo so, un altro colpo noi si no, regge allora tranquilli. ascolta, diamogli un altro colpettino prima. Sono due colpi che non l'attacchiamo e lui ci attacca, a meno che passa il turno. E cioè. Perché Fai flash e passa il turno. dici Massi? Vediamo, sì, vediamo come si evolve. Oppure ci sganciamo in 5. Cioè, così ne tocchiamo Cioè, subito. in 5 turni siamo morti già. Allora, flash quale uso? Di chi? Del primo? Quello pieno, che l'altro Questo lo c'è. Io possiamo. direi questo qui perché tanto non ci serve forse preciso e sicuro per colpire. Perché finora Esatto, colpì. codesto, tanto preciso e sicuro non servono. Per questa missione non credo. Ok. Vai. Vai, va bene. Passo allora. Aspetta un po'. Dice, Aspetta un puoi po'. parlare, dice, Fammi. salva, Salva. No, parla. no, no, so che ho preso una opzione sbagliata. 7. Vuoi davvero. Mi sa che questo vuoi davvero uscire dal gioco? Sì, no. Posso tornare indietro con altri bottoni? No. Vabbè. Vabbè. Era il pulsante sbagliato. Ah, Log. maledetto, ti sei ritirato! Il 7.
Ok. Ok. Meno male che ho salvato. Ok. Colpiamo al 91% con questo missilotto che ce ne abbiamo uno solo, come si diceva Vai. prima. Oppure i soliti pugni che abbiamo sparato. Ma no, ma dai, io No, andrei no, di fai un missilotto. missile che non gli fa niente i pugni. Si è arrivato un millino. Prima, mi sembra. Schivata! E là! Ma che missile? Era È a supposta, non Si sa è dove la miss. teneva. A supposta, si sa, era una supposta, lo sa dove la teneva. Siamo tornati pieni. Adesso, con l'aiuto del sole, vincerò 3000 punti sempre. Cioè. E noi al prossimo attacco si passa di livello. Oh, sì, io non lo so, secondo te ci si fa, levagli 3000. Ci si Con può, questo sì. sì, Si però devi. potrebbe fare un morale, fervore e attacco finale. Ehi, E chiudi la ma lettera. quanti devo fare? Insomma, morale, fervore. Poi Morale. anche un Morale basta, finale. secondo me basta. Perché Eh? morale basterà, secondo me, che anche se c'è la corazza, 3100, questo gli leva quanto leva. 3008, eh? Vuol dire 700 di differenza in più. Se Se poi basta? bombasta si fa fare quando ci attacca lui. Tanto Vabbè, ma non lo siamo uccidi pieni. nell'attacco finale. Ma Vabbè, allora fai così, vai. tanto, guardiamo un po', ma non, fortuna non ci sei, giusto? No. Stavo pensando la stessa cosa. No, ce l'ha il fortuna. Ok, allora facciamo l'attacco finale col fervore, volete vedere? Sì, sono ormai. Vediamo chi c'ha fervore. Se fervore c'ha questo qui. Posso fare 30 punti di fervore a lui. E poi il morale lo prende da quella sopra o viceversa. Anzi, faccio il morale da quello sotto, che c'ha, questo c'ha più punti, almeno possiamo fare un altro potere. Se faccio 30 di fervore, poi dopo possiamo fare la cura, capito? Allora Vai. faccio Intanto la fervore. cura secondo me non ci servirà, però vai, vai. Fervore Siamo prima. troppo potenti, abbiamo già vinto. Secondo me finisce così la missione. Sì, con tesoro alla spiaggia nudistica non siamo andati a prendere. Bravo. Alza il morale 15. Adesso vediamo. Mossa finale. Non so come si chiama mossa finale. Te te la ricordi? Trivella cosmica. Dimentiamoci il nome. Vediamo che cosa fa in particolare. Raggio sonico. No, lo tira su, lo blocca con qualcosa. È una trivella, è Lo vedete? meraviglioso. Trivella Sembra una spaziale. trivella umana, anzi robotica. Che poi ti immagini quelli che sono dentro il robot quanto girano, come si devono sentire bene. Gireranno tipo a 10.000 G. Ah, ah! Garuda! E io fino a Garuda leggo, poi dopo. Non so che sta dicendo, però vabbè. Ah, poi dice Mia, che è il suo nome. Sei No, quello licenziato! dice, oh, mi sono sacrificato, mi spiace, ho fallito. L'avrei detto una cosa del genere. Devo la salvare Garuda. Passate di livello. 3 livelli a passare. Eccoci, ecco è arrivato Garuda. Mia, Mia, che è successo? Porca miseria, l'avete fatta fuori. Ah, ancora Mentre viva? Ah, dormivo. sto morendo. Bravo. Mentre dormiva. Mia, che tutto bene? Sto arrivando. Oh, è arrivato pure il capoccia. Adesso gli facciamo fuori pure lui. Ah, ti vendicherò. Bla bla bla. Oh mamma, adesso ci fa il culo. Mia, sono arrivato Moshi pure io. moshi. Moshi moshi. Moshi moshi è pronto. Sono arrivato pure io. Adesso gli faccio il culo pure io. Andiamo. In Sì, due. facciamo un culo doppio. Ok. Io prendo la chiappa destra, te prendi quella sinistra. Ok, andiamo.
quello è quello del Daimos. Sì. Ah, sono serie collegate. Oh, ma quanti sono? Ecco. Oh. Adesso siamo un po' nella cacca, ragazzi. Insomma, avete fatto fare cerca tesori. Io sapevo che bisognava fare qualcos'altro. Dici? Ora possiamo andare a prendere il tesoro, se vuoi. Adesso va a prendere il tesoro e loro dicono: no, ora l'aspettiamo nella base loro, così non si curano. Loro si cura. Vabbè, io vado avanti col discorso. Ah, finito. Tra l'altro, quello con piedi c'è la trivella, se non sbaglio. Dove c'è la trivella? Non c'aveva, avete un poteva andare sottoterra. Ah, ma dimmi, devo sganciare. Almeno uno si salva. Aspettiamo finché arriva quell'altro. Che non sarebbe una cattiva idea. Allora, qui ci abbiamo il solito dinosauro che spara le palle di fuoco. Questo è quello, il gatto, che è abbastanza tosto. Questo è il cobra con le ali, che è stato tostino. Cobra. Questo è cecchino, se mi ricordo bene. Ah, questi sono, porca miseria, questi sono Gundam. Questo è Però guarda quell'alieno. dove arrivano i nostri. Spero di prima che arrivino presto. Dove è andato a finire quello? Sei andato? Quello lì che dormiva, andato. Vabbè, siete arrivati voi e vado via. Torno a fare il È rimasto pisolino. male. Sì. Vabbè, È rimasto male, pensava che lo attaccassero. Poi passo turno. Tanto posso Sì. fare niente. Questo non mi ricordo, sto robot che si è appena mosso. Il primo. Sono un ticerato, Ah, sembra. qui c'è due basi, perché questa è una base, questa. Ora ve lo faccio vedere. La manta volante è una base, ok, l'abbiamo vista prima. Ma anche questo qui è uno dei. Come si chiama? Un nemico del Getta, quel che c'è, dinosauri che portano un coso grosso. Questo qui è grosso pure, ragazzi. Sono uno e due grossi. Dai, tra poco arriva il Getta, non vi preoccupate. No, arriva Sayaka, non vi preoccupate. Allora, abbiamo un turno per cercare tesori. Andiamo verso il coso. L'alberino. No, aspetta, tanto La spiaggia. rimaniamo sulla base che ci cura e siamo tranquilli. Ma siamo pieni. Siamo pieni. Ma tra un po' saremo, quando ci incontrano tutti i villanti, non saremo più pieni, però vabbè. Beh, io farei una cosa. Allora vai incontro. No, io vado incontro. Andiamo a ispezionare la spiaggia sinistra. Vabbè, vediamo dove fino a dove si arriva. Tanto Tanto facciamo. è vicino, Un no? turno si Cioè, va, ci posso. un turno si va e un turno si torna. Prendete Ok. cura a destra o a sinistra, prendete la spiaggia che vi pare. Io direi a sinistra, proprio a sinistra, sinistra, dove riesce ad arrivare. Te che dici, Dani? Va, va bene. Tanto poi si torna subito. E niente, Nessuno. torniamo indietro. Abbiamo Esatto. scherzato. Siamo andati a fare una passeggiatina, a fare un castello di sabbia. Nell'attesa. Per sgranchire le gambe. Sì. Si sta Tanto quelli annoiando. sono lenti, ore per arrivare. È andato pure in Così acqua. Bravo. li abbiamo confusi, ho detto, ma perché va a fare la passeggiata? Guarda che comunque è stata un'ottima idea, perché questi si sono buttati in acqua e vanno più piano in acqua adesso. Vedi, si sono spostati sulla sinistra perché noi ci siamo spostati sulla sinistra. Ok. C'è cioè, sempre. Ah, questi arrivano abbastanza in fretta. Bisogna, torniamo indietro subito allora. Quanto ci vuole ancora? Ci vuole uno, due turni. Abbiamo due turni. Possiamo in teoria muoverci su un'altra casella che è tra noi e la base. O comunque sia più o meno una distanza qui in basso o in alto mediana. O se no, vado sulla base e si aspetta e basta. Io sì, andrei sulla base. Non mi sembra ci sia, tanto è inutile. Ora arriva quell'altro e si fa cerca tesori a modo. Ok. Ok. Guarda, la faccio a piedi giusto un caso. Con calma.
abbiamo già sprecato. Se no gli si va incontro. Va bene, ma a me Però sta poi si sulla abbassano base. tutti insieme. No, stiamo qui sulla base. E cosa volevo dire? Abbiamo sparato una delle poche armi a distanza che abbiamo, il pillolone. Quindi ce abbiamo pochi, ce abbiamo con le scariche elettriche. Eccoci, guarda dopo della scaricati accanto ai nemici proprio, ottimo. Grande, soprattutto vicino al coso. Al tesoro. Ok, questo è Getter 1. Questo è Direi Massimo. di scendere. Poi abbiamo. Metti in meta, metti in nuovo Afrodita. meta. Dov'è? Quanti mica? C'è Prendi Afroditeate. 3 pagine, ragazzi, di roba. C'è ancora 10, dai. Afrodite lo scende? E devo il robot di Massimo. Ah. Sì, il nuovo pupillo di Massimo, Afroditeate. Mettila. E dov'è il boss? Ah, segniamo un boss, che adesso c'è tutti quelli a piedi. Poi coso. Metas Ti dov'è? voglio anche lo Zeta Gundam. Zeta Gundam. Ok, quindi ci avete per ora Lo Zeta in fondo è qui. due per Ancora più giù. uno. No, questo è Zeta Gundam. No. E Ah, sì, è questo è vero, quelli sono Mazinga quelli. Z. Scusami, scusami. Poi Poi Mazinga Zeta. scendiamo Sì, anche uno andrebbe scelto. quello di Fabio, perché se arriva tante volte, non penso, ma se arriva lo scendiamo. Perché siccome ci manca Fabio e ci manca amichevolmente, lo mettiamo, dai. Sì, la presa, la mascotte fa adesso. VGZ, trovato. Ok, quindi abbiamo il cerca, uno che fa il cerca tesori, uno che fa il prende tesori. Jumbo Sembra Tree. Zambot, così abbiamo un altro cerca tesori, giusto in caso ce ne siamo diversi. Poi Sì. Che c'è in fondo? Vai nell'altra pagina. No, questa è Nina, la ragazzina che scappa con non c'è quella l'astronavina. niente. Quella sopra. Questa è Amu, come si chiama? Lega in rosso, per intendersi. GM3. No, non ce ne frega niente neanche di lui. Poi vai. GM3 Sono impugnati al era comando. quello lì che ha fatto, ti ricordi, ha fatto Se lo scappare avrà la tipa. cambiato nel Gundam romano, diciamo, quello col nome Sì. Rin. Sì, ma io metterei GP03 così lo proviamo. Ok, vediamo un po' che Sempre una fa. novità. Poi RX78, se c'è Devo Gundam, andrebbe messo. Qui, Amura. Tutti di Cioè, livello questi alto. Mi sa che non si fa. Non si, nessuno passa di livello. due da 13 chi sono? Questo è Legain. Sì. E questo penso sia il Dankoga. Mettiamo Koga. quei due. Ok. Ne sono gli ultimi due questi, ragazzi. Così passano di Sì, livello va loro. bene. Ok. Giusto proprio qui. Guarda dove è quello di Fabio. Proprio in faccia al nemico. Ottimo. Vedere combattere a distanza è il top. Mitragliatrice. Io in faccia! Mitragliatrice 10. Se lo prende. Oh, sono arrivati i rinforzi. Ma non mi si aspettava qui alla base. Grazie al cazzo. Fate una sega. Eccolo. Siete Comunque, inutili! Mazinga Z e Damo sono dentro qui. Che è il nemico di questo, quindi non abbiamo sceso. Ah, sei un codardo se stai dentro l'astronave, dice. Già, è vero. Allora, quello di Fabio si potrebbe già mettere dentro qui. E scappa. No, aspetta, l'abbiamo appena sceso. Allora, vediamo, tanto c'ho boss. Boss Ma sta volando. dov'era? Cioè. Aspetta, dov'era il tesoro? Parliamo di cose serie. Era Dov'era il nel tesoro? ballerino Qua dove alto. ci possiamo mandare Fabio. Allora, io prenderei subito il tesoro di schianto. Ma con chi? Abbiamo l'addetto a prendere i tesori, no? Qua è il Regi Ma Zeta. Regi Quei Z. Dani, Regi Zeta. No, Dani, guarda che Regi Z, guarda quanto fa male. 1870. Non lo puoi sprecare adesso che siamo corpo a corpo. Gli manca pochissimo per salire di Allora livello. mandaci Fabio a prendere il tesoro. Fabio, anche lui un po' di male lo fa. Aspetta un po', chi c'è qua? Adesso tutti fanno male. Allora che non prendiamo il tesoro, No, lasciamolo. Ma mandaci il coso, la forse lui. nave. Guarda, meno male. Ci. Cosa Che sta volando? dite se ci mando l'astronave? Così la metto in posizione per fare una fiammata. E poi dopo posso fare la fiammata in basso. Boss sta Vai. volando, ovviamente. È il mio eroe adesso.
L'astronave c'ha più 5, identifica il nemico e niente, recupera un terzo di vita. Quindi Vai. si può andare tranquilli a pigliare tesoro. Ah, grande, 2000. No, Sì. Vai, Zambot, cerca un nuovo che tesoro. Zambot, Questo. facciamo questo qui. Questo dei Pieri, no? Ah, lui, vai. Tanto gli volete far fare più 5, ma tanto questi arrivano qua, quindi è inutile fargli fare più 5. Anzi, io lo rimetterei a piedi, lo sposterei qua sull'angolino, tanto è inutile spostarsi. Che dite? Va bene. Questi li aspettiamo, tanto mi dovrei andare incontro. È da solo contro 5. E allora, cerca tesori. Piedi, cerca tesori. Oh, mio Robio, sei sulla spiaggetta. No, è No, è sull'alberino impossibile. invece. Che facciamo? Andiamo a prenderlo. Ok, allora volo. Sei Daniele, sei molto propositivo. Vado in questa. Sì, teniamoci un po' a Vai, vai lì. distanza. Sì. Ah, ma come ci siamo divisi sti robot? Allora, io qua c'è l'astronave, ragazzi. Cerchiamo di tenere sgombra quest'area qui sotto. Poi loro si sposteranno, però. Questo? Ma chi è questo qui vicino al boss? È Sì, GP03. GP03? È il GP03? Ah, sì, questo è GP03. Oh, bello! Bella la testa. Dice, Bella testa! gli ha cambiato il braccio, ma c'era tutte e due le braccia. Le armi non sono un granché, si era visto, però vabbè. C'ha sta spada, c'ha il fucile e c'ha il Ma bazooka. quindi io ti direi inizio a salvare. Bravo, Così salva. se succede qualcosa. Salva Ma sul numero 7. Ok, allora io. Chi è che vuole andare primo? Ricordate che è meglio non stare tra queste colonne qua. Perché faccio così, faccio ragione. Flash rimane finché non lo usi, no? Sì, però se sei nell'arma map te lo usa automaticamente. Ma te non vorrai mica far ragione dopo. Sì, per quello vi dico, possiamo fare attacchi, però non stiamo nel mezzo dove ci faccio ragione, stiamo sui No, ci lati. rompi le balle te però. Perché, scusate, tu puoi andare, voli dove ti pare. Ma io volevo andare a distruggere un robot ora. E ci puoi andare, guarda, questi qua, su questa colonna ci puoi stare. E su questa colonna ci puoi stare. Ah, allora io ad esempio Puoi andare a distruggere questo distruggo. che è grosso. O distrugge, comunque fai dei danni. O questo che mi sembra questo sia rognoso. Questo trivella abbastanza. Oh, Massi, se vuoi puoi Vai, fare te. Massimo, fai qualcosa te. Io faccio io, dai. Allora, Te puoi sposto sparare questo. tanto, Massimo, col tuo, per esempio. Te spari fino a 7 Però io caselle, spari quasi a tutti. fai una cosa, sposta Regi Z inizialmente. Poi sparo col mio. Se sposti però non attacchi. Ah, è Guarda vero. dove muovere GZ. Muoverà tutta la mappa. Sì, vado gli pa. Potresti andato. Questo alberino No, potresti qui. andato talmente giù a dare una mano a coso. Ok, Effettivamente non è mi male. piace come idea. Vai. Che tu sei più veloce, ci arrivi prima a dargli una mano. Allora, te c'hai con Regizzata flash preciso e curi qualcuno di un terzo. Ah, buono, un flash così. Vuoi usare flash? Ora Oh. fai No, non flash. ora, chi l'attacca ora, dopo quando arriva a combattere. Parte sì, c'è ancora tanto qui, sarà in mezzo a nulla, non ci Sei arrivano. mezzo a nulla, sei mezzo all'Oceano Fai una Pacifico. cosa, mettiti, allora vai tutto in basso, però a destra. Mettiti Ok, qui allineato alla base. Qua. Ok. sì. Ah, Perché voglio attaccare qualcuno e fare un livello. ma poi oltretutto te puoi attaccare a distanza. Spari a 7 caselle e forse questi qui qua poi non ti rispondono neanche qualcuno di questi. Tranne il cecchino.
Z per tutti. Prossimo. Guarda il robot di Fabio si spara a Spara. quello davanti a Boss. Spara fino a 8, dove gli spara? Quindi vuoi rubare a Boss? Non ce la farà a farlo Ma fuori. neanche tirare indietro. Vai con questo qui. Non ci siamo ancora divisi i robot, no? Chi ci sta comandando questo qua? Poi che con Cannon lo prende Daniele, che è il suo ormai. Quindi questo gli ha fatto. Cannoni! Ecco, ci mancava. Ah, scoppia ritardata arriva, però. Ma perché qui arriva in ritardo, arriva Ah, più ecco. facile. Io prendo Sayaka, Ok. oltre i miei. Quindi a me mi rimane il coso, Dan Koga, via come sempre. Quegli scarti che non Io volete ho il Getter, lo Zeta Gundam e voi. GP. GP, vai anche GP. Ah, però se Anzi, vuoi. spara subito col GP, voglio vedere la nuova potenza di fuoco. Vuoi rimanere qua in traiettoria della ragione? No, perché comunque. Ma però se mi muovo non sparo. Quello sì. Oppure magari sei così agile che scrivi ragione. Automatico. Sicuramente GP agile. È agile GP. Però non so quanto è la sfiga, quanto sia maggiore dell'agilità. 12. Di quanto muove? Anche lui potrebbe andare da una mano giù fra un po'. Cioè, anche andando nell'acqua, guarda quanto va. In 3 turni lì è la base. Allora fai una cosa, vai. O gli va di dietro. Rischiamo GP01. Vai lì nell'angolo. Là. Vai tutto a destra. Tutto a destra. Ah, può andare sull'alberino in caso. Meglio di niente. Vai, tante volte ci fosse un tesoro, colpo di Ah, ma fulmine. aspetta un attimo. Te c'hai flash volendo. Poi c'hai fervore, fortuna e muro che raddoppia l'armatura per un turno. Vai, ma vai sull'alberino intanto, tanto non attacca mai nessuno. Ah, però verranno verso di te sicuramente. Ah, forse questo ci arriva. Vabbè, meglio così li smezziamoli. Prossimo. Fai così, Fai non mi boss. dire. No, No, fai boss. vabbè, fai boss, dai, dai, fai boss. Basso non ce la fa a farlo fuori con Toglielo un di lì colpo. che sei in mezzo. No, se attacchi rimani in mezzo a ragione. Figurati, Rimani guarda. a ragione. Volo e attacco questo qui. A 85, accidenti. Fa un po' vedere. Giusto Ma io ho per ragione. vedere. No, per vedere le statistiche quanto ha colpito questa base qua. 54, dopo attacco la base. Un TCB Sì, per ragione. mi becca, ma ora mi sposto di qua. Vedi, su questo lato non ho problemi. Che il nemico è proprio sul coso. Non riesce ad andare al lato della base. No, mi manca una casella. Gli vado sotto, che quindi sarei dentro ragione. Vabbè, per ora qua, dai. E boss sta volando! Boss sta volando! Cioè Becchi adesso. al 100%? Becco al 10! 100%. Ho come ho fatto a fare 10? 10 di elevato! Ma E lui ti ha elevato mezza energia! l'hanno potenziati questi allora, Deani. Questi erano di solito. Madonna, che scandalo sei! Non è possibile! Gli hai elevato 10! Com'è possibile 10? È incredibile, leva sempre un Ma sacco. perché boss, guarda quanto c'hai in aria! Ah, Quando fa bravo. l'attacco. Quanto c'è in aria? Vediamo. Non me lo fa vedere. Non me lo dà perché anche se gli ha dato il coso. Va bene. Vabbè. Guarda un Diciamo po'. al prossimo. Forse perché in aria, Zeta comunque è Gundam. giusto, eh. C'hai ragione, Dani. Che Cosa? forse perché in aria fa cagare. Zeta Gundam quale? Questo va energia, eh. Quegli altri sono 3 colpi e 8 colpi. Quello da 8 colpi. Su quello lì che ha attaccato Boss. Ok.
Rimane a piedi, giusto? Vai. Non ti trasformi in aereo, sto dicendo. No, no. Tanto sei più agile a piedi. È di Perché burro questo normalmente, infatti è proprio perché fa cagare in aria. Allora non è una buona idea dargli a boss volare. no. Invece allora a sto punto è buono darlo alla base perché la base può atterrare la protezione dei cespugli, ok? Che normalmente non c'ha mai niente, ne tocca. Prova a fare questa cosa. Inizia a spostare lo Zambot accanto alla base. Minchia, ma Vediamo un quanta po' roba c'è lo che Zambot senso. qui? C'è 2000 cose, tra oggetti, scomponi. Accanto alla base. Devo usare poteri massimo. Vediamo i poteri. Colpisci di sicuro. Preciso. Torni pieno. No, scusa, preciso. Fervore. Torni pieno. Aumenti il morale di 15. Poi hai. Muovi più 5. Flash. Preciso. E identifica il nemico e cerca tesori. Che ne puoi Ah, fare quindi non 7. fai flash per adesso. Ok. Flash. Poi ho già cambiato. Fai flash, vai. E ho già cambiato idea sulla base. Allora, lo muovilo sulla base. Muovilo. Allora, dove inizia il boschetto? Allora, accanto alla spiaggia. Una casella a destra, ecco. Qua, ma Ok. poi non fa niente. Sì, poi non attacchi. Va bene, vai. Vuoi vedere se ci vai a piedi allora? Aspetta, vedi. Sì. Ci vorrei, volendo ci vai a piedi e c'è la protezione del bosco. Sì, vai, vai. Ok, prossimo. Allora, ascolta, ma ti volevo chiedere, l'Helegain è nel raggio della base? Sì, è giusto nel L'hai raggio. risposto. Ah, una a sinistra si è a posto. Elegant, tra E l'altro, che se, l'unico, se ti sposti puoi fare le mine, muovi attacchi. O sì, vai beh, attacca la però ce l'ha base. flash Ellie Gain. Se lo dovrebbe avere. No, c'ha pietà, muovi più 5, fervore. Lei c'ha sicuro. E cura un altro più un terzo. E raddoppia, fa il muro, fortuna. E questo è il morale di tutti, più 10. Quindi non ce l'hai. Ok. Mettilo a destra lì dove sei ora. E prova ad attaccare, vediamo le percentuali. Cosa vuoi usare? Qui c'è la spada da più 22. 1, 2, o quella più forte? Penso la più forte basterà, tanto. Sì, non consuma mai niente. No, dico, ma il più 5 colpirà di sicuro. Sì. Boia. No, più che altro voglio vedere le percentuali con quale becca lui. Al 6%. Buono, vai, attaccalo. Se becca il 6%, ragazzi. Ventimila comunque. 20.000. Uccia 2 Brontosaurus. Vabbè, Che almeno Legani gli fa sprecare le cannonate a questo qui. Lo lasciamo lì finché finisce i proiettili. Quanti proiettili c'ha? C'ha 14 colpi di questo e 19 di questo. Quindi sì, una 35 sono turni. 40 turni più o meno. 35 turni e lo finisci. Ok, il prossimo. Vai attaccare il protagonista, che ha le sue manie di protagonista. Bravo. Ah, ricordo che questa è una base pure, questa che ci sono sopra adesso. Inizia ad attaccare quella. Vediamo un po' che statistiche c'ha. 45. 45. E quello sotto, il falchetto, se non falchetto, 21. 21, fai questo, dai. Senza poteri. Senza poteri per adesso. Falchetto. Ma è senza paura. Fucilata!
Comunque Se via Massimo, sette, poi. comunque Massimo, il robot che era simile al tuo a quest'ora l'avrebbe fatto fuori con un colpo, eh. Sì, occhio che tesori. Ti hanno surclassato il robot. Sì, è vero. Sì, ma l'hanno potenziato il falchetto, non era un po' Sì, l'hanno piccolino. potenziato sicuramente, Simo, ma Dancogar ti conviene levarlo, non è perché. sul Sì, e lo sulla levo. traiettoria. Sicuramente lo levo. Vedete cosa c'ho. Morale mi serve 140. Se non uso poteri non lo faccio mai. Però forse mi conviene sbloccare i poteri, che questi sono grossi da tirare giù. Due basi. Fammi un po' vedere. Vedo io. Qua, questo Lucia, Vedi? guarda. Attacca tutti. Come il... Ah, ma col basso c'è il potere che attacco tutti. Mi sono dimenticato. La colpisco, faccio 10.000 punti di danno a tutti, ma non ho poteri. Non ho punti. Tutti hanno il coso perso al morale. Me l'ho dimenticato. E allora vado di questo qui. E poi ce ne schiaffo pure un altro, perché tanto ce n'ho un sacco. E ancora non basta. Cioè, ce ne ho sprecati due. Bisogna che qualcuno faccia fuori nove nemici per farlo fare. Vai, ci penso niente. Ok. Dovrebbero fare un robot unico assemblando tutti. Così si vince la partita subito. Ma questi come siamo messi? Che qua ci siamo dimenticati della situazione qua giù. Vabbè, ce la dovrebbe fare Son Gundam, non dovrebbe far troppo male. Però questi due sono super robot. Vabbè, sai che gli mando anche il coso, vai. Ma che si muove così veloce? Abbiamo dato più due per spostarsi al Non è coso. possibile, abbiamo fatto un bel po' Perché di calcoli. andava proprio piano, mi ricordo. Ok, qui non c'è più nessuna traiettoria, a meno che ci volete andare voi. E No, Amuro. vai, spara ragione. No, ha ragione, è il prossimo L'attacco turno. sbagliato. È il prossimo turno, lo posso fare Ah, sì? adesso. Allora, pensavo lo facevi Oh, ora. guarda là, senza poteri Amuro al 0%. Che Male. attacca il cobra. Flash. Senza flash. Non gli ha fatto niente. Che... 33 Vai, attacca la fallo base. l'attacco. 13. E attacco il cobra, dai. Così mi piace vincere facile. Sì, falchetto 9 lui. Questa ancora meglio, 0. Così vediamo quanto c'ha. o prendimi, e là, mancato. Idea. Buona, 7.200 anche questo, non è male. Ho fatto un critico, eh. Con quel bazooka mai potenziato. Oh, amore, bisognerebbe cominciare a mettere su un robot serio adesso, perché questo Gundam comincia a essere un po' obsoleto. Ma se ci danno un Gundam a modo. E Attacca con Sayaka. Sayaka, ti ricordo che adesso puoi fare anche quell'attacco in corpo a corpo, quel raggio che fa più male, oltre che Raggio Aurora. le tette. Prova a vedere. Che se ti metti qui, c'hai anche la protezione del bosco, che normalmente non avresti. Mettiti lì, dai, vediamo. E fai l'attacco 1. Allora, vediamo questo sopra. 67% perché sei nel boschetto. Ti colpisce lui. Quel falchetto a 64. Poi, prima di questo, potremmo guardare che poteri c'hai anche. C'hai preciso, Diciamo non ci serve. sì. Cura un altro per un terzo. Fortuna che non ci serve. Cura tutti per... Dammi la metà della vita a tutti. Ok, Niente, muoviti vicino al falchetto. falchettiamo. Falchetto, Falchetto, devi urlare raggio Aurora. Sei ok. pronto? Raggio Aurora, devo Bravo. urlare, ok. Deve essere preciso. Raggio Aurora! Non ho cacciato niente! Questo è corazzato, è duro questo, eh? No, è normale. Sono tutti più massicci. Lui ti ha fatto Oh, qualcosa, però. Yeah, 1.115, mi ha tolto... l'hanno Vabbè. potenziato. Ok, via, ti sei lasciato il finale, Dani.
Mettiti accanto sopra l'RX 78 e prova a attaccare quello lì, guarda intanto la percentuale. Con cosa? Con le lame sui braccia? Getter beam. Poi 84, è massiccio. È tosto questo, poi fa anche parecchio male. La usa flash e attaccalo. Allora, flash ce l'ha aiato. E basta, quindi... Vai, flashami. Flashato! Vai. Getter beam! Getter beam! Vai, ora! Getter beam! Ah, anche bellino il nemico. Quanto gli è arrivato? 2007. 2007. È praticamente già morto. Attento! Attento che cadi! Attento che cadi! Chi c'è rimasto? Tutti l'abbiamo fatti. Sì, vai anche scorso. Sì. Sì. Tutto con Butler? Fatti, fatti. Passiamo. Non mi ricordo più dove era il tesoro, Confido nella vostra memoria. Oh, perché questo attacca boss? Fammi capire. Chissà perché? Ma chissà perché? 53% o schifo? Il tesoro è su un alberino, giusto? Io mi faccio un muro a questo qua, mi sa che questo trivela troppo forte. Ora si spostano tutti dalla traiettoria del ragione. No! Oh. No! Ha fatto il critico, migliacco. L'utilità di boss. Almeno poteva farmi fare almeno l'attacco che colpivo tutti sullo schermo prima di farmi uccidere. Potevamo avessi un robot che serviva a qualcosa. No? Beh, mi sono sacrificato per voi. Rispondi all'attacco, va. Chi è questo? Ah, dai. È Legain. Ok, solo quest'arma qui. No, boss, mi hai deluso. Mi devo rimettere la schivata e levargli il volare. Boss volante è proprio... Boss volante è migliore. Adesso abbiamo Fabio sotto scacco. 38, non male. Schiva abbastanza bene. 20.000, vediamo un po'. Fai la schivata con Fabio. Che muore anche bene se viene colpito però. Si avvicina troppo al 40%, che è una percentuale eccessivamente alta. Questo robo è carino, c'hai brontosauro. No, mi sono stesso a 19. Fabio, cingoli! Si stanno spostando tutti. No, cioè, praticamente... Fabio potrebbe lasciare. Muro, muro, muro. La base quegli, cioè, due basi attaccate. Ce l'hanno con... Oh, meno male. Ha retto il colpo per ora. Meno male che c'è Sayak. Ecco. Il peccato che c'è un altro nemico. Non so se regge un altro muro. E lo sapevo. Quindi devo schivare. È l'unica cosa. L'unica speranza è questa. Cingoli rotanti. Cingoli. Massima velocità. Ha fatto massima velocità quei cicli. Ok, con Butler sta suggerendo di fargli la mossa finale, perché sennò non è abbastanza per farlo fuori con le altre armi. Ma chi ha attaccato? Non mi ricordo neanche più. È un nemico andato a attaccare con Butler e lui gli può... Se gli fa la trivella lo fa fuori. Quanto è? Prende 110 di energia. Eh sì. Ma tanto c'è boss che ti ricarica. Ah no, è mille, fai quella da 1005, prova. Colpisce all'82. Guarda, è perfetta. Ah, c'è l'82. Vai, fallo, dai. Fai questo. È un Gundam, è agile, capito?
No, non te l'ha fatto troppo male, dai. Scarica elettrica, anche questa consuma energia, però un po' di meno. Quando tocca a te lo puoi finire. Ah, l'alberino qui c'è da andare. Ecco dov'è il tesoro. Ma io devo a GP03. destra. GP03. Niente, ti puoi fare il fucile o la spada. O faccio la schivata, che comunque Scrivi. sì, è una percentuale un po' altina. 54, Infatti, scusami, 59. hai fatto bene prima a schivare con Fabio, infatti. Esatto. Comunque questo non è forte negli attacchi. No, è solo Almeno veloce. nell'altra missione no. Ah, il robot Ma ora nemico, sono sì. potenziati, non sono più come prima. Mi sembra Ah, anche a da me. costo. Ok, hai ragione, adesso lo posso fare. Vai. Qualcuno si è spostato, Scambiamoci però il mi prendo pensiero su sempre questa te. ragione. Oh, una è la base, la prenderò. Ok, non male, però Ok. si sono spostati purtroppo. Chi è il Ok. prossimo? Volentieri? Tesoro! Infatti. Vai, vai, fai. Vai, Il tesoro, tesoro era dove c'è il qua. tesoro? Era qua, giusto, Massi? Che Era sì. vuoi Se fare? ci arriva. Te aspetta un po', te che... No, non ci arrivi. Ah, aspetta. No, non ci arrivi. Però potresti far così. Te c'è questo attacco qua che spari fino a due caselle quando ti muovi. Quindi potresti andare dietro fino a qua, fai uno Far e due l'attacco. caselle, l'attacco, e poi dopo potresti essere più vicino. Si spera che ci arrivi. Si spera. In teoria sei qua. Uno, Inizia a muoverlo. Sì, due, aspetta. tre. 1, 2, 3, ci arrivi giusto giusto. Se ti metti qua, gli spari, fai fuori Questo. quel robot, se lo prendi e dopo prendi i tesori. Lo Così. me lo hai messo mettilo sull'alberino. Sull'alberino non ci arrivi a sparargli Ah, non poi. ci arriva, ok. Va bene, fai l'attacco così. Attacco! Che attacco è Ah, questo? questo è dischetti. Dischetti! Panini! Mancato all'80%! Mancato 82. All'82%! Oggi. Forse non è un dischetto, ma è un frisbee. Ah, ecco perché ha detto. Hai Se, sbagliato eh l'ordine no. dell'arma. Allora l'arma ha detto: ma basta chiamare a me. Non era sicura l'arma. Che ti riferivi? Lì il piccione sta quasi per morire, facciamolo tirare giù da chi ha meno punti esperienza in questa fascia di reddito. Intendi quello. Che fa? Aspetta. Questo qui col Regi piccione. Z, Ah, Regi vai, Z, attacchetti. almeno punti esperienza. Zambo Sì, ma non ci arriva Reggie Z. 3. Zambo 3 ci può arrivare. Proprio non faccio più ragione. Tanto ragione l'hai già fatto. Beh, posso continuare a farlo. Zambo ci arrivi. Va bene, facciamolo tirare giù. Ci arrivi, Ma oh, chi ha se non più? ti sposti. Quanto c'ha però? Non so. Ah no, non ce la fai. Oh, è ottima questa cosa. No, ma non fai 920, lui c'ha 1100. Niente, Ok. allora Gli semmai. dà il colpo, gli dà il colpetto Aspetta, con un allora altro. inizia a. Perché non farlo Dagli un fare colpetto con Sayaka? Sayaka, casomai. Sayaka me li lascia alla fine perché se deve curare qualcheduno, sprechiamo il colpo. Ma posso usare Muro. Però forse lo fa fuori Muro. Vedi? Ciao. Guarda le armi. No, Fai 1000 o muro. 1200 e gli farà un Beh, con 1000 critico. non lo ti, non lo dovresti tirare giù. Però è facile che faccia un altro critico. Lui fa sempre critici. Che dite? Rischiate? Io Guarda, rischierei. sì. Oh, sì. Ora fai il critico. No. No, Oh. non fa. Basta che non lo piglia. No, Al mi tira fuori. 9%. 9%? È come
Luca Ah, all'82. sai cos'è che bisogna fare? Bisogna pensare a Fabio. Volendo posso farlo entrare nell'astronave se non curiamo con qualcosa. Io lo farei entrare un po' Ah, nell'astronave. aspetta, prima che lui entra nell'astronave, potrei usare Casino, che bisognava usarlo prima, che loro dimezza la percentuale di attacco a tutti i nemici. Per E per un turno o un per turno due? solo. Ah, ok. E con altri poteri che ce l'ha, che ha quel 40? Per Fortuna, fortuna. sì. Non lo so, perché comunque ora i nemici non è che ci abbiano una percentuale altissima. Allora metto dentro. Mettilo intanto dentro, vai. Poi casomai si guarda dopo. A Ok. che livello è Fabio? Dov'è Fabio? Non lo vedo. Oh, non lo vedo, porca miseria. Dov'è? Perché non lo vedo? Ok. Non è questo in rosso che non può Ah, attaccare? bravo, hai ragione. Non lo leggevo perché era rosso, guardavo quelli bianchi, non so perché. Qui 14. 14. No, al limite si poteva far usare fortuna e tirare giù uno. Vabbè, possiamo sempre farlo dopo. Vai. Vai, facciamo sopra, sotto, qui volete attaccare. Vai. Vai, Scusami, Fabio. scusa. Vai, Fai con lo Zambot, tanto gli abbiamo Il colpo di Ah, grazia. giusto. Il nostro cerca tesori. Attacca! Va bene così allora. Vai. Sì. 0% io rischierei. Ah, perché ho usato flash. Rimane anche. È vero, è vero. Si è C'è bloccato un fermo sulla. immagine. E ora c'è un State altro fermo immagine. Che non si a casa. sa che è successo. Vediamo se esplode. Sì. Non è. Non gli ha È fatto esploso. niente. No, è sempre qua. Gli ha levato la metà, gli ha No! levato. Gli è arrivato la metà. Allora attacca con Sayaka adesso. Vai! Sayaka! Sayaka, ma Gente aspetta, distruttive! aspetta, Fai per raga. fortuna, Ok, Fabio. Sayaka attacca questo qui. Ricordiamocelo per dopo. Facciamo gli altri perché lei ha poteri per curare le persone se qualcosa va torto. Ah, va bene, va bene. Se qualcuno risponde e fa un critico alla persona sbagliata, siamo messi male. Simo, spara con Zeta Gundam accanto a quello al Getter. Alla base Sì. l'attacco più grosso allora. 39% c'ha. Beccammi? Sì. Gli Porca miseria. girano Ed è proprio i poco. coglioni. E invece C'hai l'altro. te volendo c'hai preciso, eh? Te lo butta giù di 30 punti. Che A quello tutto a destra. ora dobbiamo pensare chi è il più scarso tra quelli che sono qua, perché loro attaccheranno tutti quelli lì, e se non altri sarà Sayaka. Quella a destra a base o questo qui? Poi c'ho Basso. il mio che la difende, il protagonista. Adesso vuoi fare il galante. Infatti ci Solo ricordiamo sparo a tutti. quello. Ci ricordiamo tutti, Massimo, il tuo carattere, quando l'hai fatto il personaggio. Oh, ha ben ragione questo. Cacchio, forte, bello. Ora qualcuno lo può finire. Ah, guarda un po' chi c'ho qua. Ce la farà mai. Potresti finire con boss volante. Eh no, con boss volante, con boss Boss volante ormai è andato nel cielo. attacco la base. Il boss è andato nella prossima missione, si è portato avanti, capito? Quanto c'ha lui di morale? 133, ragazzi, mi ci vuole ancora un sacco per fare l'attacco grosso. Vabbè. Fai, intanto fagli l'attacco normale, se lo tiri giù ti alza di 10. No, non me ne tira giù. Non lo tiro giù. Vabbè, comunque. Ammorbidiamolo per L-game, magari. Ah, L-game comunque anche lui gli farà poco perché sono corazzati questi.
Ma Mazinga Z non c'è sceso, sì. No. Perché no? Perché non ce l'abbiamo 2000 ti ha levato. tante Al scelte. posto di boss potevamo scendere Mazinga Z. No, scendiamo boss. Beh, abbiamo GP03 che non sta facendo niente. Guarda là. Cosa sta a fa qua? La passeggiata in mezzo Ne ha al... tirati due, ne ha tirati. Adesso spostalo nel bosco, così ti seguono e rallentiamo la cosa, l'attacco dei nemici. Allora, questo è quasi finito. Ci può fare Allora, Sayaka o Elegain o Geth. Ma Geth quanto c'hai? C'ha 17, dico mi viene Elegain se ce la fa. guarda se Allegain ci arriva, c'è 13. So se gli fa abbastanza male, però. C'ha fervore però, Allegain. Sì, ora Usa fervore per fervore. questo qui, dici? E Se non ce la fa tirando giù, se che no ne per so me se ce la vince. fa? Quanto c'ha? 339 e te levi un Allora 1000. ce la fa sì. Senza poteri? Che Che poteri vuoi usare? ne so, preciso c'hai. Potere della fiducia! Fai fortuna! Vediamo se. Ah, ce l'ha fortuna, non mi ricordo, ce l'ha. La C'ha tipa. fortuna! Sì, Vediamo. c'è fortuna. Quasi quasi lo. Guarda un po'. A 70, curarti i poteri che roba sono? 20 è fervore. Colpisce di sicuro. No, il fervore costa 30. Cura un alleato di un terzo. Raddoppia l'armatura per un turno. E alza il morale di 10 con i vicini. Ok. Allora alzo il morale al nemico. Comunque se fai fortuna ti rimane sempre 30 punti per curare un altro o per far muro. No, all'Uniasa pensavo. Vabbè, no, vai, fai Se fortuna. vuoi far fervore lui c'ha comunque 100 punti, Daba. Lo puoi fare. Ne puoi fare Roccia a 300, vai, fai fortuna, si tira giù con un po' di fortuna. 3. Se gli fa un critico, magari. Schifo non fa. Dava tu. Sì, Quell'arma lì è in aria. Quella che ha sparato. Ottimo. Adesso vediamo quanti soldi ci dà. soldi Sta preoccupato per i soldi. 4.000, ha fatto 15.000, 4.000. due livelli ha fatto. Mia. Ok, Massimo, vuoi usare il tuo o Dani vuoi fare col Getta? Prova, dai, faccio col mio, vediamo un po'. Voglio provare ad attaccare il. Ah, vorresti far fuori magari sto cobra, magari, perché Sì. tanto riduciamo gli attacchi che fanno loro, perché le basi non le facciamo fuori. 4% c'è lui. 8%, vai. Anzi, fai una cosa, fai furore. Ok, furore, fervore. Vuoi fare Sì, per fortuna fortuna. anche o no? O te la tieni per quella... Ma quanto gli manca per. Vediamo un po'. Lui c'ha 3.003, te levi, 2003. quanto volevi? Secondo me non ci 2.002. arriva. Lascialo così, 2002. No, se non lo fai fuori perché... Prova. Vabbè, tanto lo puoi usare per qualcun altro. 4%. 4%. Vado. Vai, dai. Togliamoci il pensiero e vai. Togliamoci questo dente. Hai fatto il critico. Per forza ho usato fervore. Ah, pensavo 2000. Allora, adesso se Sayaka non lo fa fuori è un problema, però. Attacca Lo con. fa fuori. Lo faccio fuori io col Getter, se no, Allora dai. fai prima Sayaka. Fai Sì, Sayaka. Attacco vuoi Sayaka. fare fortuna o Fortuna, certo. no? Fortuna! Cometa in capo! Pensa un po' che culo, fortuna! Vai! Pronto a urlare il raggio ora? Raggio Aurora, va bene. Vai! Raggio Aurora! Pensavo rimanesse 10, E cioè, visto il rallentamento quando fanno questi attacchi non sa so mai quando si ferma che fa due o tre colpi. Esatto. Vai,
Livello 16. Buono. A noi ci serve che lei acquisti un sacco di questi punti per fare poteri speciali, perché così facciamo un sacco di fortune e cure. Ok. Però non Getta. l'abbiamo curata, mi sa che dopo l'attaccheranno in parecchi. Guarda un po' dove muove il Getter. Ok, vai sopra la base dei dinosauri. Guarda. Oppure ci va con il Getter 2 e hai più È mira. quello che volevo fare. Trasformati un po' in Getter 2, O con così il vai Getter tutto 3 avanti. e gli fai il coso. No, il Getter 3 è troppo lento. Vai intanto col Getter 2. Vai, guarda un po' ora quant'è la percentuale. Questo è 10 di energia ti usa, eh? Vai, vai. Invece che 50, 42, 42. si sa di tanto, però perdo cosa. Ascolta, vai col Getter 1 e fai flash. Ok, volo. E il Getter 2 gli andrebbe messo qualcosa che aumenta Ah, la velocità. Poi sì. se si trova qualche oggetto glielo do. Scusa, dicevo, Getter 1, vuoi volare? No, vola, vai lì sopra, flash e Getter Beam. Vuoi fare fervore allora a questo punto? No, per voi lo faccio Alla poi alla fine, fine, ah. faccio fervore e fortuna, così si piglia più punti. Ma una domanda, fervore raddoppia l'attacco? Ra No, fa ra il critico di eh. sicuro. Ah, ok. Quindi raddoppi il danno poi però. Ok. Ah, che raddoppia il danno, ok. Vai, si vedo anche quanto gli si leva. Tremila, buono. Quindi con favore si fa sui 6.000. Stavolta Avanzati. scansati, attenta alle palle di fuoco. Get a wing! Tre, cioè te anche se fai fortuna hai fatto 3 punti di esperienza, non fare niente. Che livello è lui? Ma guarda che la scorsa 14. Yaka è al stesso livello, eh. Ma perché Getter e il tuo Getter fa così pochi punti a sinistra? Non Guarda. capisco. No, perché lui è Sì. livello alto. Sayaka è livello Ah. 16 e è passata di Io uno o sono due 17. livelli. Sì, ma lei è passata di uno o due livelli attaccando quello lì. No. Nel senso che te, se a 17 attacchi uno che è livello 14, dai poco. Fai più punti se attacchi questo, Dani, che è livello 16, capito? Questo mi sa che distrugge Sayaka. Capito, Dani? No, scusami. Dicevo, Parlavo con Laura. ah, se attacchi questo qui che a livello 16 fai più punti di esperienza rispetto ad attaccare questo che c'ha livello 14. Ah, livello 14. E poi quando giochi a D&D, te c'hai Sì, 17. no, pensavo che fosse più grosso questo. Cioè livello di sfida sfasato. Vai, GP03. Che vuoi fare? Poteri? C'hai i flash, furore, muro. E mura, beh, raddoppia l'armatura Guarda intanto le e percentuali sui armatura. mostri. Allora, il primo lo potresti colpire con la spada, se no c'è il laser No, e l'arma più grossa, l'arma più 1200. grossa non lo colpisci il primo perché ha due caselle di distanza. Non ci vergogna? Allora fai quella sopra. 54 100. Se vuoi usare l'arma seconda, quell'altra grossa per attaccare il L'altra è meno cecchino, 5. Ma il cecchino non ti colpisce. Boh, non mi colpisce. alla faccia del Allora fai una cosa. cecchino. Fai flash e poi spara al cecchino. Poi ragazzi, io vi devo abbandonare per un quarto d'ora, Ah, 20 minuti, poi ritorno. sì, ma se fai flash non è sprecato perché lui non ti colpisce. No, poi lo. No, ma non è che non lo usa. Non lo usa. Quando c'è trattini non è che non spara Ah, ma proprio. com'è? Ma questo qui, cecchino spara a distanza, com'è che... Ah, forse perché sei troppo vicino, sai che... Sono troppo vicino Ah, forse, non c'è sì. qua a sparare. Siamo Allora... al 0% di esatto. solito, quanto Allora fa... spara? Flash gli sparo. Vai. Ok. Vai, allora ci si vedrà un attimo. Flash.
Flash, cecchinata. Cecchino! Ti sparo in un occhio! Supposta. Ti ha tolto un bel po'. Vediamo adesso. Dal momento della verità. Sì, guarda, è ottimo perché lui spara a uno di distanza o tre. E te sei proprio a due. Quindi se non si sposta. E poi penso che se lui si sposta non può attaccarti. Quindi per un turno dovresti essere protetto da lui. Attaccherà sicuramente il coso qui, Dan Koga, perché ci ha già messo male. E abbiamo Reggie Z che non ci arriva. Vediamo un po'. Ah, non arriva. O vai sotto ad amma forte a questi tre. O qui che forse. Vai, potresti metterti nel mezzo comunque. Te fai fino a 7 caselle di distanza. Quindi, se vuoi essere al cecchino, per esempio, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Potresti stare qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne attacchi 2 in quel punto lì. Però Guarda, ora ti io vedo sposti. più verso il sotto, però. Nel senso, vorrei dare una mano al nuovo Zambot. Non so Ok. come si chiama. Combattere. Vai sulla base, ci arriva. Sì, ci arrivi. Fermo. Vai lì. E finisce così. Ora aspettiamo il prossimo per lui. Vediamo un po' chi ci rimane sopra. Non c'è più nessuno da fa. Non c'è nessuno qui. Eccolo! Il danese è sempre qua? No, è Ma mi andato. sa che Daniele Sì, è già andato. Ha è via dalla detto. tastiera. AFK, diciamo. Dice per 15 minuti se ne vado. Va bene. Allora, il Getta sotto attacco, non schiva. Io farei muro. Perché con Ok. 54 è abbastanza dura. Sperando che. Gli abbiamo dismesso l'armatura grossa, dovrebbe un po' reggere. Ok, Ah, ha 500 retto il colpo. documenti. Non so, lei Cioè, verso tutti sei attaccare il minuti. Getta. Fai schiva per lui, che ti dici? Sì. Vabbè, dai, schiviamo. Ci sa tenerà, se c'è mia la lascio dire, se non c'è la mia, se no va bene, no? Dani, ti si sente? Sì. Se, venite giù il microfono o chiudi Skype, semmai. Si può togliere il microfono, cioè se vuoi. Ah, posso? Ok. E Posso? questo era nuovo Zambot. Posso togliere il microfono a Daniele, dici? No, nel senso ho detto a Daniele, nel senso se Ah. vuoi. Ecco, l'ha fatto, va bene. Ok, Poi. ottimo. Ottimo, ok. E questo è con Butler. Sotto Non so attacco, chi ha attaccato. no? Eh beh, uno dei Gundam ti sta attaccando con i missili. Allora facciamo così. Fai Ok, difesa, fai muro, fai muro. è quello la faccia da alieno di sicuro, infatti. 211. Ah, lo sapevo. Questo Devi è attaccare quello di Daniele. No, questo è Dan il Koga. Danko, sì. Ma io però la faccio muro perché non ho molta forza e mi devo curare. Che se mi attacca anche altri 2 Una specie di non scarafaggio, vabbè, non mi viene in mente. Questo è Dan. ora sì, ma anche a me mi viene in mente. Quello. Ok. Questo è quello danneggiato, che lo potresti finire con questo attacco col pugnetto. Oppure, se non vuoi sprecare il Stavo pugnetto, pensando. che, l'unico che fa è muovi e spara, c'è cioè un colpo solo, posa questo qui che è la scarica energetica, 30 di energia ti consuma. Che No, fai quello da 1000. è l'ultimo pugnetto. Pugnetto. 82%.
Ancora una volta, questo 82 che ti perseguita. Vediamo se ce la fa. Dove deve entrare in metastinazione però. 450 pugno, pugno. Ah, ecco, meno Sì. male. Erano dei dischetti, ce ne siamo dei frisbee. Meno male che ha preso. Ok, e il cecchino mi sta sparando a me e io mi difendo. Tanto sapevo. Dopo il boss, questo è il più lento che c'è. Oh, l'ha schivato. L'ha schivato. Il Ho fatto. cecchino ha fallito, questa Capito? è nuova. Reggizzata sotto attacco. GZ attacca perché gli manca pochi punti per salire di livello. Ok, questo è l'attacco più potente. Fai 1870. Oh, questo è Oh, sto nuovo, piano questo qua. Daniele. Questo è. Ah sì, vediamo un po'. Oh, gli ho tolto un pochino. Attacco! Comunque il prossimo turno ti dà 500 dei punti da base. Ah, sei passato. Livello 11, va bene. Magari hai anche sbloccato un potere nuovo. 500. Allora, vediamo pure. Non lasciamo in sospeso la cosa qua. Quanto c'è a lui? Te gli hai levato 1700. Oh, no, era pieno, Oh, giusto? fai un altro attacco con lui. Vedi e che poteri c'ha? Allora, poteri non hai sbloccato niente. C'hai flash preciso e curi qualcuno per un terzo. Vuole fare un altro attacco, un'altra fiammata? Fai una cosa, attacca con. Ma sì, dai, fai 1870, attacco. Attacco, Fiammata. vabbè, meglio così che sennò ti fa fuori lui magari un colpo fortunato. 82 comunque, se vuoi usare preciso va al 100% e lui va a scende con la percentuale in caso sopravvive. Allora fai preciso. Giusto un caso, Giusto. visto che abbiamo già Fiammata perso preciso. qualche diversi robot qui. Ah, vabbè, ne abbiamo perso uno solo, però Fabio bisogna ricordarsi che è in garage. Non sono due che ne abbiamo persi, o No, sbaglio? Fabio è quasi andato, ma l'abbiamo messo dentro l'astronave. Ah, è vero, è vero. Allora vado così. Vai, 62, vai, vai. 62 è meglio, dai. Vediamo, fiammata! Fiammata nei Fiammata! denti! Vediamo. Un altro livello! Altro livello 12! Allora, questo o lo attacchi o ti va a prendere il tesoro. E se prendi il Vai al tesoro, tesoro, dai, vai al tesoro così ci togliamo il pensiero. vuoi usare So che flash Daniele. o. Sì, usa flash, vai. Ce l'abbiamo qualcuno con flash? Questo. No, qual era? Il secondo. Si sta usando. Sì. Flash! Usa. 2000! È già il secondo Oh, 2000. ci togliamo la curiosità, Allora, questo vuoi fare un altro cerca tesori? A sto punto con lo Zambot? Fai Zambot, ok. Cerca tesori! Guarda un po'. Ah, ci può andare Daniele, che bello. Ci posso andare col mio? Che io, guarda, ci potrei andare con questo, tanto non attacco perché mi devo curare. Ah no, posso anche in teoria anche attaccare. Ho sbloccato il morale finalmente o no? Finalmente ci ho sbloccato il morale. Oh, ecco. Posso? 3040. Allora, prima mi curo subito perché ne sto già toccando abbastanza. C'ho un cura da 20. Curiamoci da 20. Poi, volendo, potrei sparare qualcuno. Allora, da 3000. Se lo prendo, è un attacco meno che subisco. Ok. Dai, io ci provo. Forse lo fa fuori. Vai, ci do per 100, prova. No, qui non spara mai. Sto qui. Allora, prima volta usa Star Mora, finalmente. La prima sparo. Prima Wow. volta.
C'è sempre una prima volta. Allora ci si potrebbe mandare GP01 a prendere Gioco. tesoro. Io salverei comunque. Questo è l'uomo del salvataggio. È in corner, diciamo così. Allora, vediamo quanto è la percentuale, tanto, se lui dovesse attaccarlo. Zero. Ah, perché si è usato flash prima. È giusto flash, Ma sì. tanto lui comunque non nessuno l'attaccherà, perché lui, questo nemico, riattaccherà Dan Kogan un'altra volta. Perché l'ha attaccato prima, quindi insisterà. Io prenderei il tesoro, prima che ce lo dimentichiamo, che era qua, giusto? Sì. 5.000, ok. Io farei un altro cerca tesori subito. Vai, non c'è un tesoro che non siano soldi. No, poi soldi pochi, 2.000, 5.000, almeno 10.000. No, È vero. guarda lì dov'è. Qua. Ehi, perfetto. Ci vai. Però è un attacco che non facciamo. Vabbè, ci mandiamo dopo Sayaka, semmai. Oppure ci mandiamo il Gun Cannon, lo fai scendere Non lì. so se ci arriva. No, per una casella. Però potrei Allora, spostare la base e... muovi la base e poi. Per la base quanto fa intanto per attaccare? Perché se... ora l'arma a mappa no... Ah, posso sempre usare l'arma a mappa. Colpisco solo la base nemica, quella sotto. Bisogna spostare. No, no, non c'è bisogno di spostare. Oppure... So, spreco l'astronave. Ah, se no... Possiamo scendere Fabio. Però dopo viene attaccato Fabio se lo scendo. È un po' un problema. Cioè, o sprechiamo uno degli attacchi dei nostri. Di quel Gundam di chi è? Non mi Questo è quello di ricordo. Matteo. Ok. RX78, quello che non lo prendono perché è velocissimo. Vabbè, attacca, Vabbè, dai. la sposto perché tanto questo Gundam non fa tanto male. Allora lo sposto qui. Così prendiamo tesori e ci leviamo il pensiero prima che sia troppo tardi. 5.000. Facciamo un altro cerca tesori, va. Poi Che tesoro, vai, vai. tutti accanto. Madonna. Tutti accanto, la presa per il culo ce l'abbiamo tutti accanto. Guarda là. Qui Sì, all'inizio ci si poteva esatto. andare Non al sì. primo turno, capace ci si arrivava con il coso. Vabbè. Ricordiamoci. Vai, attaccherei con Abbiamo. la nave. Con questo faccio. Vedi, se sparo con questi qui, loro mi sparano dietro, ma se faccio quella mappa, mi paro il culo. Sì, e c'è. Non prendi No, Daniele. no, perché accanto a me. Non è tantissimo, però, sempre un contributo. Inizia a vedere col protagonista se riesco ad attaccare qualcuno. Ok. Sì. No, devi spostare. Anche lo Zamot potresti provare a attaccare sto qui, magari. Sì. C'hai il morale alto per fare l'arma... Sì, c'è già a 125, quindi potresti già fargli fare l'attacco quello grosso. Con uno, lo vediamo un po' Ah no, che scusa, scusa, potere c'è 110, non il contrario. ha. Ah, quindi no, non va, vabbè. Può attaccare a distanza con questo qui, ma hai visto prima hai fatto 300. Che poteri ha oltre la. Colpisci al 100%, fervore e torni pieno, aumenti il morale di 15, che quanto ti mancava? Con Che 15 era 110 da 125. andresti giusto giusto per fare l'attacco finale. Poi hai con la... Poi Ok. più C velocità, flash, preciso. E qui abbiamo identificato nemico e cerca tesori che...
Allora, vabbè, allora fai col primo, aumenti morale e furore. Non mi ricordo più come si chiama. Flash. Io lo chiamo furore. Furore, Ah, fervore, furore uguale. fervore, Ok. ok. E quello. Ok. E poi attacchi. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, Come faresti così. 3000. Se Vediamo. non muore, lui ti colpisce automaticamente, se non usi Fai anche flash. flash, sì. Fai anche flash. Allora, flash. Che ha fatto prende tutto. Ti vuoi mettere che punto ti vuoi mettere? va bene anche lì a sinistra. Ok, sempre a terra. Aspetta un po', prima che ti metta a terra, questo che attacchi fa? Allora, questo qui quello che fa più male fa non colpisce in aria, quindi se voli ti fa solo questi missili che fanno meno male. Ne approfittiamo a questo Direi di punto. sì. Visto che c'è, perché no? Visto che puoi volare gratis. Vado! Vai! Mezzalune! Questa è la mezzelune, sì. Mezzelune! Vai! Mezzelune! Mezzaluna fertile! 7.009 io tutto. Va Andato proprio. benissimo. Passato pure di Oh. livello. Vediamo che livello 13, ok. Comunque noi abbiamo sbagliato che abbiamo portato la battaglia su quando si poteva stare sulla base a curarsi e averci la protezione della base. Vabbè. Abbiamo fatto prima a trovare tesori, dai. Sì, abbiamo sfruttato i poteri in una maniera assurda. Allora, Zeta Gundam si può far attaccare. Boh, può attaccare entrambi. Zero questo e questo non ci arriva. Quindi direi questo è meglio ancora. Cominciamo Vai, vai. a ammorbidirlo. C'ho dei poteri. Ah, l'ho già Ah. pigiato, che scemo. Sembra non ce l'ha. Ah, forse c'ha il fervore. Ora guardiamo se c'ha poteri. Passato di livello. C'ha fervore. Allora, al prossimo giro glielo diamo. Ok. La prossima la usiamo, ok. Allora, il tuo si diceva non arriva e o spari o ti sposti e dai una spadata a questo qui. E lui c'ha il Però con 0%. Hai usato flash prima? fervore sempre. Oppure niente, comunque ti conviene dare la spadata che tanto dopo gli puoi sparare. Ok. Tanto colpisce uno di distanza con tutti gli spari. E penso che attaccheranno Daniele comunque perché Daniele è più lento. Ok, allora, Fai così, va bene. fervore. Sì, dai, così Quanto gli è rimasto? aiutiamo a far scendere. Fervore! Vediamo un po'. Vediamo quanto gli fai con la spadata. Esatto. No, è un esperimento questo, eh. Beh, 3.114, non è la tua ok. arma migliore, però è sempre buono. È a metà vita, praticamente. Sai, se ne tiriamo fuori giù uno, sono anche meno attacchi che subiamo. Sì. Diamo il Legain. Ah, non c'ha flash, ci siamo detti. C'ha pietà che eviterei di usarlo. C'ha preciso, cura Pietà è un'altra. incorporata negli attacchi, in verità. E Sayaka. Quanto ci spara con un missile se te non ti avvicini? Vediamo 1000 e vediamo. 43 c'ha lui. 43. E lui quanto fa male? Non mi ricordo più.
1500. 1500, Poi è uguale, ok. anche se sei in terra, aria, acqua, colpisce sempre a 15. Oppure se ti spara con questo qui che ha meno 10, più facile colpisca. Non mi ricordo, vediamo. Vabbè, comunque sì, la percentuale è quella lì, non cambia. Non è che scegliamo per lui. Fai una cosa con Sayaka, prima di attaccare fai cura se stesso. Ok. Di un terzo, ok. Poi rimane fortuna e lo userò prima o poi. Sì, vabbè, quello adesso no. Non è me... Puoi sempre andargli vicino, però. Boh. Questo cosa fa? Questo è capace c'ha attacchi. Sgancia bombe, ok. E adesso c'ha un miliardo di proiettili. 20 Vabbè. di quelli. Allora, spari da qua. Però Sì. teniamo a distanza di sicurezza. Almeno non ti avvicini troppo a quell'altro. Ok, 43. Fai. Oppai misairu! Ah, è un missile fetturuto. Hai fatto un critico, 8.000. eh? 1900, è passato. Non ti ha levato niente, 191. Ma che si sta a fare 2 ore a fare conti qui, mamma mia, tipo... C'era bisogno anche che ti curassi. Che è Legain Bro, allora. avete usato il mio Zetabunda? Tu ti sei usato. Ti è Sì, ma rimasto, quello guarda. Gerta non è ancora stato Ti è usato. rimasto il Ma quello Gerd. Gerta è legato. Allora, io Ma ti. che GT0 dovrebbe prendere il tesoro? Ti voglio dire, abbiamo preso i tesori, sono solo soldi. E. Tutti l'avete presi? No. Però per ora da 2000 a 5000 non c'è stato altro. Tutte cagate. Fammi vedere un po' la situazione dei nemici. Allora, qua c'è rimasto solo queste due grossi, le basi. Qua abbiamo polverizzato. E qui... GP003 ha fatto il suo dovere, quindi. Sì, è andato a Ma prendere 5.000 ci hanno preso il monete. gettino. Andate a prendere 5.000 dollari. E poi c'è uno solo No! qua. Vabbè, allora fammi vedere quei due allora. Dicevo, attaccano tutti il getter, eh? Cioè... Persino Sayaka viene schifata, vedi, è più agile del Geta. Perché tutti sanno che è il robot più No, temibile. perché è nel Fai bosco, vedere? capito? Fai vedere? Insomma, fai vedere la situazione di quei due nemici. Ah, è la vita. Questo l'ho Sì. colpito. E chi è che l'ha colpito? Massimo? No. Com'è? Con Sì, con lo Zeta Gundam? Sì, con lo Zeta Gundam si è sparato. Sì. Ah, questo è 8000 e ci stiamo cercando di elevare questo. Mi si è sparato lo Zeta Kunda a questo qui per vedere quanto levava. E leva tipo 3000. Infatti era meglio sparare quello sotto. Vabbè, però almeno sappiamo quant'è. Fai Allegain. Allegain dagli fervore attacca il coso. Con la spada. Max Power. 2%. Dava, vai. Spada di Daba. Sì, 1000. 1.800 gli hai fatto. Con Sono fervore. arrivata. Con fervore. Ce la farò col Gettar con fervore a tirarlo giù. Sì, Prova, ce la prova. dovresti fare. Vai, allora fammi anche fortuna. Non ti dà niente di fortuna perché fai 3 punti di esperienza quando colpisci. Lui c'ha 14, eh. No, ma se lo tiri giù prendi di più, no? Ah, i Quando soldi, lo ma. I colpisci senza le vaglie, soldi sì, poi ma. I prendi il doppio dei soldi. soldi sì, ma l'esperienza ti non ti spettare chissà che cosa. Appunto, ci Allora. prende il doppio dei soldi. Sì, Ne posso fervore. fare due di fortune? Ah, fervore intanto. Sì. E fortune, vediamo. Sì, mi sembra. Ma chi c'ha fortuna? Ah, ce l'ha Hayato. Tutti i poteri mei ce l'ha Hayato. Uno solo. Ma benché che se c'è, scusami. C'ha cura e il morale, queste cose così. Preciso. Vai, fai fortuna, poi l'altra fortuna, quell'altro ti tiri giù un altro con fortuna. Cioè, l'ultima ce l'ha Sayako. Sayaka.
Power Rangers c'è anche il Sì. coso, Gundam. Ah, sai Dani cosa? Siccome attaccano tutti i tetti, conviene metterti flash. Visto che ti avanza Hai già punti. preso. Tanto non puoi altro quei punti. Ce n'hai due soli. Questo. Flash. Sì, dopo questo c'è un altro solo. Quindi spera che tu lo faccia fuori. Non lo devo sperare, sarà così. Sciogli i dinosauri! Hai sciolto i dinosauri? L'ha sciolto, via. Si sciolgano quei raggi Getta. Sì, È stato il infatti. raggio Getta che l'hanno fatto Cioè, estinguere. se 8.000 soli di soldi. 8.000 soldi di soldi e 63 punti esperienza. Cioè, roba. Vabbè, e con fortuna, cioè, dimezzali. Dimezzali. E niente, abbiamo finito, a meno che scendiamo Fabio che poi potrebbe venire attaccato. Fabio c'ha fortuna. Non me lo ricordo, forse sì. Fabio ha confusione. Ah, Io faccio confusione. anche fortuna. Lo scendo qui nel bosco. Vai, vai. No, ma scendilo il turno dopo. Casomai Fabio si può usare per dargli il colpo di grazia, per farlo passare di livello. Ma è turno Sarebbe dopo. buono. Mi ci vuole un turno per scenderlo e non fa niente perché se scende fa solo la mitragliatrice. E un altro turno per esplorare, sono 2 turni. Vabbè, allora scendilo, però è un po' un soggetto a rischio. Sicuramente. Ah. Sì. Se no, dopo muovo l'astronave via e poi scendo Fabio. Così rimane a distanza, si spera. Quanto si muove sto qui? Quanto c'ha Fabio? È tornato pieno? Boh, non lo fa vedere purtroppo. Fa vedere so, questa barretta qui è la barretta dell'energia. Non so perché fa vedere l'energia ma non la vita, però vabbè. Vabbè. Allora, passo. Vabbè, dai, passa, sì. Getter Beam! Vai, levagli un po' con il getter beam. L'accarezziamo un pochettino. È un modo di dire molto piacevole. Mancato! Ok. 3.000. 3.270. Ora, sai che fai sui 6.000? Oh, è venuto accanto a Reggie Z. Vediamo. Oh, e allora noi l'attacchiamo. Aspetta, ma come siamo messi con i tesori? Cioè, da cercarne dell'altri, sapete già dov'è? Sì, adesso li cerchiamo. Vai. Ah, col combattere, non più Sì. col coso. Cioè, con tutti e 2 li stiamo cercando. Tanto il combattere non gli servono questi poteri. Eccolo, tesoro qua. Sicuro. Vai, adesso si può subito andare e ricercarne un altro con quell'altro. Oh, questa sarà un'armatura o qualcosa per andare veloce, qualcosa del genere. Vedremo, vedremo. Zambot. Cerca tesori. Ancora, se questa missione ce n'è un sacco, ma sono tutti 2.000, 3.000, cagate. No, Massi. Poi ci Oh, sono lì ci arrivi con coso, eh. sì, fai Con una Reggie cosa, Z. metti prima di muoverlo, fai confusione con Fabio. Non posso perché Fabio è sempre sopra. Però Ah, è vero. ti posso usare flash e non ti può Va bene, attaccare. fai flash, vai. E gli altri quali sono i poteri? Ah, aspetta. Gli altri è preciso, fai cura a qualcuno di un terzo e fortuna. Però questo è sempre Allora, pieno, non so se lo fai fuori, se te. niente, muovilo sull'alberino. Alberino Duemila. preciso, benissimo. Troppi soldi! Ah, ma si sapeva questo, ce l'era dimenticati Massimo. Si era visto che c'è st'alberino. È vero, è quello di prima. Ah, sai quella cosa strana che quando usi il potere e non prendi l'oggetto, se lo risi ancora ti dice lo stesso tesoro. Però abbiamo usato lo Zambot e ci ha detto un tesoro diverso. Quindi ricordiamocelo che si potrebbe prendere 2 tesori, capito? Allo stesso tempo. Ah,
Si può cercare, magari uno è un culo al mondo, ora Sì, si può perché se cercare. ce n'è rimasto uno ti indicano tutti e due il solito. Sì, no, ma specialmente all'inizio, se siamo in fondo alla mappa e il primo tesoro è in cima alla mappa, capito? È uno spreco quando magari ce ne sono altri vicini. Allora, facciamo una trovata dello Zambot a questo punto. Tanto ormai andiamo a fare. Finiti. Cioè, tutti Vabbè, 2000, questo, 3, comunque 5000. questo gioco si dovrebbe chiamare Super Robot Treasure. Caccia al tesoro. Ok, chi vuole fare qualcosa? Beh, fai cerca. Tanto Cer sei rimasto al tipo. Quindi Tanto. vai. 16.000. Te col gatto li fai sui 6.000. Sì, senza E fervore. col fervore. Con Zeta Gundam altri 6.000 più o meno, perché sei arrivato sui 3.000. C'è sempre fervore. Poi Massimo c'ha fervore a sua volta. Non sappiamo però quanto gli leva, che non abbiamo comprovato. Chi è che c'ha fortuna? Sì. Sayaka. Sayaka e Sayaka anche e Amuro. RX78. Ma Che è livello RX78 15. che non ci arriva. Vuoi vedere i livelli di tutti, Simo? Sì, ma dico, RX78 non ci arriva a sto turno, quindi ricordiamocelo. GP03, ReggiZ è il più basso, poi c'è GP03. Che c'ha fortuna, G. GP03 però non ce l'ha fortuna, vero? Forse ce l'ha. Ce l'ha. Allora sarebbe bene fargli dar colpo di grazia a GP03, Allora, così va su di livello. li vuoi usare Flash? Usa flash e avvicinati, tante volte Però l'attacca. se uso Flash non puoi tentare per la seconda volta fortuna. No, ma ora Capito? non si tira giù lui, Lo so, casomai però se rimane. costa poco, un modo Ma non migliore. è che se, lo sai, è sempre facile. Solo se con Amuro gli fai pietà, ce la fai a lasciargli. Esatto, è quello che pensavo io. Gli si fa l'ultimo colpo con Amuro, si lascia pietà e poi col GP03 Ok, via. Vediamo. al turno dopo si vince. Allora, Flash ce l'ha già, non neanche devo sprecarlo perché non l'abbiamo usato. Dove può andare? Avvicinati il più possibile. In mezzo a nulla. Dove lo mette? Sì, vai, lì uno delle due, va bene tutte e due. Vai. Ok, poi abbiamo Zambot. Tesori non li cerchi più. E Ma l'hai già fatto cerca tesori non ora? ce n'è più Sì, tesori. sono. Ah, non ce n'è più. Gli facciamo fare una passeggiatina anche lui verso il nemico. Allora, Vuoi usare lo Flash? becchiamo. Sì. L'ultimo flash. Sì. No, ce n'hai ancora 6 da fare. Ok. Ah, già ce l'hai usata da prima, quindi. Il Quindi niente problemi. tempo fa anche te le mezze lune, poi volendo. E lo metti. Ok. Puoi attaccare se vuoi sprecare il flash. E gli faresti. Lo colpisci al 100%, gli fai poco però. Oppure aspetti, glielo fai in un altro momento. No, vai, converrebbe iniziare, almeno si inizia. Se si riuscisse a portarlo a 10 non sarebbe Sì, male. inizia ad attaccare, dai. Poi interveniamo Daniele e Frisbee, come si chiama? Frisbee con le Frisbee! punte. Frisbee puntellati. Prossimo. Vai, fai core getter, fai flash. Fervore. Flash. Fervore. Dammi tempo, fervore! Fervore ce l'ha anche benché, non mi ricordo. No. Fervore! Basta. Aspetta, fammi organizzare. Fammi organizzare. Quando arriva Ok. il Get a Dragon? Non si sa. Aspetta, spera, vai. Get a Beam! Vediamo. 6.000! Fanno 6.000. 6.000, Ma quasi quasi 7. quasi 7. 6.000 quasi 7. Oh, qui c'hai il Zeta Gundam.
che fa fino a 9 caselle, che boh, c'è una gittata. E cosa volevo dire? Quanto gli ha levato prima? 3.000. Non hai Ma che vergogna. fortuna. Cioè, hai pietà, vuoi usarlo giusto in caso pietà? Tanto ti avanza. Fai pietà? Che sai, la sfiga. Ormai. Chi leva? Ah no, io. No, gli, lo Fervore? lascia con All'arco 10. cos'è da 10? Preciso. Che non ti serve perché ti colpisci già al 9, mi sembra. Non mi ricordo poco. Anzi, questo non ti colpisce perché è fuori gittata. Vai. Te sei a 8 caselle. Serata. Pietà! 1000, gli sei rimasto 1000. Vai. Ha una pietà piuttosto alta. Prova MX78. Si spara con la base, con la cosa. Per fare qualche punto. Spari un quello da 900. Vedi, quello da poco. Aspetta, Ora ricontrollo. fai il critico, Stavo pensando. Stavo pensando quella stessa cosa. Te c'hai con cosa? Questo qui c'ha pietà pure. C'ha pietà anche lui, Allegain. Allora farei E quelle, tanto c'hai. sono le due, RX78 e Allegain, Pietà e pietà. fervore. C'hai entrambi. Che l'ottima combinazione perché. Esatto, allora fai lui, vai, è uguale, indifferente. Ricordiamoci che RX78 non ci arriva. Forse ci arriva Sayaka, però. Con fortuna, eh? Ah, ma GP01 bisogna usare, ricordiamocelo. GP03 lo deve tirare Sì, lui, perché dopo, GP03, quindi se, ora si può, se arriva a 10 ci si ferma. eh. E niente, vuole usare preciso? Ce l'ha preciso, se vuoi. Che te ne tocchi, se no. Quell'altra ci ha preciso forse. No. C'ha i muro, raddoppia l'armatura. Giusto in caso. Facciamo sta qui. Via, fallo, tanto è finito, qua, tanto per avere. No, tanto per un faccio lo fa fuori, se no. Sì. Poi se ne ricostruire anche questo. Meno male il boss costa solo 10, 10 monete per ricostruirlo. Quegli Vai. altri costano diversi soldi. Dipende chi fa fuori. Oh, perché l'ha distrutto? Non so perché l'ha distrutto. Perché l'abbiamo usato il potere. Mica to. L'ha fatto pietà. No, non è possibile. Però Sera, ti ricordi che Sera visto nelle istruzioni diceva se è un livello più alto fai pietà e fu. E lui è a livello nemico e il livello più alto in teoria non funziona, non funzionava. Ma Sera ha provato con altre cose in passato e ha funzionato. Da quando è che non si salva? Massi. Te che hai reso conto del salvataggio? Neanche avete salvato o no? Niente. Sì, No, sì. ma abbiamo salvato, ma Bisogna ricordarsi di salvare prima quando si fa spawn, perché se giuino. Però c'è ancora il Regi Z, se vi ricordate. Ma ormai era questo che portava. Registrare, ma. Ah, da far fuori quello lì. Guarda, mettiamo il GP03 la prossima volta più in linea all'inizio. Ecco. No, bisogna salvare. No, vabbè, era per prendere fortuna, si prendeva più punti esperienza e più soldi, tutto lì. Ma io ho pensato, vabbè, c'è pietà, c'è Ma fortuna. infatti, l'altra volta ha funzionato. L'altra volta era rimasto con 10. Sì, anche se il livello del nemico era più alto, quindi strano. O non funziona sui boss, però strano, dovrebbe Boh. funzionare. Vabbè. Boh. La prossima volta si salva prima, per sicurezza si salva. Vabbè, ormai è andata così. Funziona. Vai. 14.687. Pensavo quanti Oh, livelli faceva. 28.000 si prendeva. Vabbè, se non altro è passato parecchio alle grind, Poi oh, è arrivato al 17, dai. quindi niente. Che Fai reggi. Ah, oh, è è. No, ha già vero. fatto la ricetta. Devi Passa il passare lì. turno e fai, sì, dai. Passa
Passa il turno, passa il Fabio, turno. Fabio ha fatto una grande prestazione tipo boss, via. Almeno boss ha Sì, fatto 10. Aspetta, almeno non è morto lo Fabio. scendo. Scendiamolo. Eccomi, ragazzi, sono arrivato. Occhialino! Guarda un po', è pieno. Dopo questi Sì, turni sarà pieno. mi piace, c'era la morale a zero. Dopo, ah no, c'è 107 di morale perché abbiamo fatto fuori tanti nemici, perché sennò era zero. Ma GP01 vuoi Giusto. già... Ah, ma comunque, aspetta, Regin Z è il livello più basso. Ma io fa fuori con Vanno fuori Regin con Reggie Z, vai. Z. E c'hai fortuna. Poi, aspetta, un minuto, scusatemi. Vai. Lo potresti ammorbidire. Flash l'ha già usato prima, quindi c'ha Flash. Può intanto attaccarlo. Ciao Teofilo 750, grande di essere venuto. Mitico Super Robot Ecco, 4. sì. Eh sì, è un Poi grandissimo dimmi un gioco. attimo i poteri, scusa. Abbiamo qualcuno in chat, Massimo. Teofilo dice Mitico Super Robot Oh. 4. Qualcuno finalmente che lascia un commento sensato. Oh, grazie, ti Ok, ringrazio. abbiamo Grazie. Allora, Flash preciso, e cura un alleato di un terzo e fortuna. Che fai flash. già Vabbè, ce ce l'hai. l'hai già da Vai. prima. Allora, attacca subito. L'unica Attacca. cosa che magari ti potrebbe danneggiare è te potresti, se vuoi, metterti alla base e farti attaccare. E gli fai No, un ma se colpetto. perché perde, No, cioè, ma guarda, pieno, fai gli poi attacchi c'è. subito, dai. Ah, Attacca, qui dai, che ti rispondo. 1870. Non c'hai fervore, capito? Sì, ma lui l'attacca, quell'altro risponde, non lo colpisce, il turno dopo lo Perché tira c'ho giù. flash, sì. Ah, allora no, non uso fervore. Tanto anche se lo colpisce una volta non ti tira mai Nel giù, senso, eh. non uso Io fortuna. c'ho due robot in uno. Ok, non uso fortuna, ecco. Quello voglio sapere io. No, la usiamo dopo. Ora no. Allora io faccio l'attacco da 1200, quello da poco. No, fagli quello da 1800, secondo te lo tiri giù? Aspetta, io salvo. Dai, bravo. Ok. Salvo. 1800, Ok. se esce il critico lo fai fuori perché c'ha 2000 rotti, è normale che lo fa fuori. Secondo me non lo fai fuori. Cioè, non è esce il critico. 10%. No, più che altro l'abilità anche del pilota. Vai, Massimo. vai, rischiamo. 94% con questo qui grosso. Quindi Va bene, vai. quando gli si fa fortuna bisogna usare uno dei CP 5 perché sennò poi rischiamo anche di mancarlo. Vai. Quale vuoi, Massi? Fai questo, no, fai. Non come hai detto tu, nel senso fai 1280 e poi usiamo fortuna. Ok. Facciamo così. 1280. Ok. Tanto per capire che attacco fa, anche se è l'ultimo attacco. Vado. Vai, vai, Vada, vai. E poi tu. vada, Vada, vada. vada. Missilini. 1215 levi. Ok, adesso gli facciamo fortuna, Quindi flash. sai che devi usare per forza questo e colpisci al 94%. Ok, Ma fallo con è fortuna. preciso, giusto? Tre poteri o no? Ma Sì. Ah. La 1215 ce la farà? fortuna non lo puoi fare adesso, ma adesso devi o rispondi, gli fai poco male con l'attacco più basso da 1200, o schivi e l'attacchi al turno dopo con fortuna. Va bene, faccio così, gli rispondo con l'attacco più. Sì, bravo, fai sì, perché dopo un volume bastassero. Stai a vedere. Allora, io ti colpisco da tanto e ti fai quello da poco. Sì, Vai. poi vi devo lasciare, finisce sta battaglina e. Vabbè, tanto il più è fatto. Aia! Vai! Maledetto, mi vendicherò. Mamma Oh. mia, ho brivido! Ok, Aspetta, adesso. vai, vai, fortuna, 1780, vai quello. Sì, quello da più 5 perché sennò rischi di mancarlo. Ah, è quello da 1000, ok. Fortuna.
Perché se fa quello grosso e fai il 94%, esce quel 6% balordo. Non c'ha preciso. Vabbè, c'è. Ma poi non gli bastano i Non è. punti. Va bene, ma adesso c'ha niente. Quindi questo più 5 sei a posto. Gli hai dato 1200. Prima, vedi. Colpisce al 100%. Ok, vai, perfetto. Sali di livello! Vediamo. Missilini! Ok, oh, che bella immagine. Tredicesimo Vediamo. Sì, quello livello! 13, ok. Mamma mia, brivido. Oh, diavolo, ho speso troppi soldi. 10 per boss. Che poi li devo levare tra i miei soldi. Ah Vi no. devo saltare Ok, adesso. Massimo. Tanto Ciao potenzialmente se mai li Massimo, facciamo ciao. poi. Ciao, Va bene, alla ti saluto prossima. intanto. Ciao, 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 Daniele, ciao ciao. Simone. Ciao. Allora, Ciao salvo Massimo. come dice Massimo. Salvataggio. Facciamo un po' la traduzione. Tanto potenzialmente non li facciamo, guardiamo solo il tesoro che abbiamo preso. L'unico. Ma questo è il capo di tutti che dice, ah, lui è sotto mira. Sotto scacco dei Titans. Cioè, ma non ho capito, ma quel capo lì dovrebbe essere una specie di nemico alla fine per noi? No, lui è il capo nostro. Ha un po'. Sì, Stanno che ma facendo non ho fare. capito che vuol dire che è sotto scacco, che No, fa il suo tipo. gioco. I Titans lo vogliono far fuori, roba del genere, diceva, capito? Ah, non è che fa il doppio gioco. Beh, non si sa se per quale motivo, capito? Allora, qui stanno tutti e due dicendo qualcosa a Bim. Bim, bim. Quindi, capace c'è da fare una scelta, mi sembra. Fatti. La Sarà vedo. meglio salvato? L'ho già salvato prima all'inizio dei dialoghi. Ah. Ah, guarda un po', questa è Nana. Vedi? E questo sarà l'altro di prima. Farà fare una scelta tra lei e quell'altro. Ah, se si vuole la piccoletta o l'occhialino. Forse. Che non l'abbiamo mai usato l'occhialino, però c'è 5 poteri lui già. Lei non mi ricordo. Vabbè. Per ora Danta va avanti. Scelgo il tipo con gli occhiali. Vediamo che Sì, dice. tanto voglio dire, è come scegliere fra straccio e cencio. Esatto. Non è che. A meno che cambi qualcosa nella storia. Allora, vediamo giusto per ricordarsi se ce la fa. Prima gli oggetti. Guarda cos'era quello che si è trovato. Questo qui, più 25 limite e più 10 velocità, che non è male. Poi ci hanno dato dei rinforzi o penso di no. Sembra tutto uguale. Niente. Ah, c'è due pagine, c'è un'altra pagina qua. Vabbè, l'abbiamo dati tutti. Ok, non Questo si. più due se c'è. Non si era notato l'altra volta che c'era due pagine. Comunque abbiamo messo tutto. No, forse perché è andato in quell'altra pagina ora che sei. Quanti ce n'è in quell'altra pagina? Uno. Però l'oggetto si è Allora è messo. andato di là. Ma non è che si è preso un Ma oggetto perché si è nuovo. trovato quest'altro oggetto e ha messo un'altra pagina? No, no, perché l'oggetto. L'oggetto è uno di quelli che già ci sanno, capito? E questo qui già ce ne abbiamo due. Boh, vabbè, forse non ce lo ricordiamo che l'abbiamo fatto. E niente, quindi questo è quanto. Con. Ma posso prendere quell'oggetto? Sì, ma tanto è inutile te lo do ora perché bisogna fare quella scelta. Bisogna capire un po' dopo la traduzione. Volevo mettere sullo Zetamunda. Vabbè, dopo si può mettere. Cosa volevo dire? Zetacondam c'è già la roba. Non è già pieno. No, non c'è niente. Ma sei sicuro? Guarda. Sembra che sarà l'ultima volta. A uno gli si è dato. E gli si è dato il coso. La gittata di uno. Aumenta la gittata. Sì, Infatti è aumentata di sparano. uno, almeno migliora un po' anche il coso. Volevo vedere i piloti se c'è da potenziale perché devo aumentare il limite, no? I piloti. Qualcuno è passato ultimamente. Del getter non è ancora passato, Che quindi. non passerà mai più perché
Te capace passi quando ti cambiano il robot, perché ormai sei livello così alto. No, e la prossima volta magari il boss finale, se è di livello pari al mio, lo tiro giù io. Sì, a questo bisogna farlo passare, ma Con è. fortuna e magari passo per questo che Questo è del combattere, però è se lo sei da solo, capito? okay. Ah, Se non si c'entra sgancia. niente. Ma c'è un sacco di personaggi adesso. Poi il problema non ti fa scaricare. Adesso, vedi, adesso lui. Infatti non c'è più la ragazzina, c'è lui. Ti fa scegliere chi vuoi tra i due. E bisogna dargli un coso. Il mezzo. Bob. Vabbè. Quindi c'era da potenziare, non c'è nessuno. Cioè fai cose, eventualmente i mezzi, ma. Soldi. Così Vabbè, fai la non c'è da fare conti la distinzione prossima tu. volta. Tanti soldi ormai la missione è finita, quindi il bottino. Dov'è il file Excel? Teofilo, ci sei sempre? In caso. No, sto che parlando con un ragazzo in chat. In caso no, tu non lo sapessi, facciamo la spartizione dei soldi con la contabilità qua. Così ognuno fa il suo potenziamento a chi i robot preferiti 467 080 467 080 20.000 21.000 è rotti. Vabbè, non esageratamente alto, però considerando che si è fatto un sacco di soldi e basta. Niente, quindi questo è quanto. Io lo No, io sono a chiuderei. 175.000. Sì, che non usi. Che continuano a non usare. Hai fatto un potenziamento Se di. poi il mondo m'avanza, non ci potenzio lo Zeta Gunda. Se è capace ci sarà qualche chissà che cosa meglio dello Zeta Gunda. Non c'è niente, ma il Gunda migliore di tutti è lo Zeta. Non c'è ZZ, però non so se c'è Lo questa serie. ZZ, sì, da una parte è meglio, dall'altra è un po' più potente come armi, però come velocità rimane meglio lo Zeta Gundam. A schivà, sai? A te la Dorioli c'era, che l'altro giorno si diceva ma c'è, non c'è. No, non si sa se c'è. Io mi ricordo per la PlayStation 1 e Ah, poi c'è lo ok. ZZ. Questo non me lo ricordo. Vabbè, dai, allora tanto non si può fare niente, a meno che ce ne freghiamo. Che vuoi fare? Voglio Cosa? far tradurre a mia moglie quello lì? Tanto Sì, il passaggio. facciamo Il la passaggio. traduzione, la scelta. La scelta la facciamo, come si dice? Vi dico la traduzione, la scelta la facciamo Sì. prima della prossima domenica, così non c'è da perdere tempo. Perché io, quando si fa la scelta, poi dopo cambierà quello che si dicono, capito? E se no, poi non Ah, posso ho fare la capito. traduzione. Quindi io arrivo, Io mi faccio tradurre fino alla adesso lavori. scelta. Io lavoro. Aspetta, comunque, vabbè, Dani, se siamo qui a. Salutiamo per la live e poi dopo, se vuoi, noi si rimane a chiacchiere. Tanto è inutile. Vai, Ciao salutiamo. a tutti, grazie Teofilo di essere passato. E ci vediamo per la prossima domenica, ragazzi. Come sempre, se volete unirvi a noi, siete più che benvenuti, fateci sapere. Ciao alla prossima, ciao Daniele.